Buongiorno a tutti. Anzitutto vorrei ringraziare a tutte le persone che ci seguono sia su questa piattaforma che su Facebook e vorrei dire che per noi oggi è una giornata molto importante e speciale, visto che stiamo parlando di un anno che è molto importante per la storia del Messico. Messico è un paese pieno di folklore, di cultura, di tradizioni, di colori, di storia, di posti meravigliosi geograficamente come architettonicamente, dall'epoca preispanica dei Maya, degli Aztechi, degli Olmechi e tante altre ricche culture messicane preispaniche, architettura del periodo coloniale fino all'architettura ultramoderna di quello che noi chiamiamo i rascacieli, perché sono dei palazzi altissimi che adesso la nuova architettura messicana porta fuori. Quindi il Messico è un paese molto ricco, molto vario, che quest'anno ha due ha tante cose che celebrare, però ci sono due date molto importanti. Nel 1521 è stata la conquista del Messico Tenochtitlan per Hernán Cortés. E quest'anno anche celebriamo 200 anni della piena consolidazione dell'indipendenza del Messico e il riconoscimento della nostra indipendenza dalla corona spagnola. Quindi sono 200 anni di indipendenza, 500 anni della conquista, e per questa occasione abbiamo deciso di prima presentarvi un video per far capire a chi non ha avuto fino ad oggi la grande fortuna di viaggiare e conoscere il Messico e conoscere la sua calida gente, anche l'opportunità di conoscere di più della nostra storia. Per quello abbiamo creato questo webinar in collaborazione con i professori che nominerò adesso, e il nome della presentazione che faranno fra tutti loro di questo momento si chiama 1521-2021, Storia e Memoria del Messico. E ci accompagnano come moderatrice la dottoressa e professoressa Anna Maria González Luna della Università degli Studi a Milano Bicocca, che è stata una persona fondamentale per l'organizzazione di questo evento. Grazie, Anna Maria. Sì. Poi abbiamo al professore Sergio Botta della Sapienza Università di Roma, che ci parlerà della storia e storie della conquista del Messico. Esiste un punto di vista indigeno. Poi abbiamo la collaborazione anche della professoressa Amanda Salvioni dell'Università di Macerata, con lei presenterà notizie da Tenochtitlan, le lettere di Hernán Cortés a Carlo V nelle traduzioni italiane coeve. Poi ne avremo la presenza del professore Rafael Estrada Miquel dell'Università di Quintana Roo, Università Autonoma di Nuevo León. E lui presenterà 1821 l'indipendenza del Messico dopo 11 anni di guerra. E per ultimo abbiamo la presenza del professore Massimo Di Giuseppe dell'Università IULM di Milano, che anche insieme alla dottoressa González sono state i co-organizzatori insieme a questo consolato di questo evento. E lui parlerà delle guerre di casta alla stagione rivoluzionaria, la questione indigena nella genesi del Messico contemporaneo. Cedo a voi la parola, Anna Maria, e grazie a tutti che sono collegati. Speriamo che questo webinar sia del vostro interesse. Grazie mille. Grazie mille, ambasciatrice Maria de los Angeles Arriola, la nostra console del Messico a Milano.
per questa presentazione e per la collaborazione, per riuscire a lavorare insieme in questa iniziativa che entra evidentemente in questa linea di commemorare queste date, questi due momenti storici che io considero fondanti per l'identità e la creazione dell'attuale Messico. Visto anche come un'opportunità, l'abbiamo pensata insieme al collega Massimo De Giuseppe nel creare anche il titolo Storia e Memoria del Messico 1521-2021, e da questo presente che ci riguarda, da qui guardare questi due momenti fondanti del Messico, ma creando anche un dialogo che ci offre nuove prospettive, lo sguardo diverso, soprattutto perché abbiamo presenti accademici italiani di un grandissimo spessore e anche un grandissimo accademico messicano, che è anche Raffaele Strada, con cui riusciamo e stiamo tentando di fare un dialogo da un lato all'altro dell'Atlantico per guardare questo passato messicano in due momenti così significativi e così importanti. Ma non è celebrare o per mettere delle posizioni. Io, solo per poi entrare direttamente e lasciare la parola ai nostri ponenti, ai nostri relatori, direi che che dobbiamo tenere presente che stiamo parlando di un passato, e come diceva Edmundo Gorman, che è un grande storico messicano, questo amore al passato della patria, in questo caso da messicana potrei parlare così, comunque al passato, richiede comunque la comunione indiscriminata con quel passato nella sua totalità, con le luci e con le ombre, da una parte e dall'altra. E su questo vogliamo, come punto di partenza, parlare di questo passato. Io mi taccio perché voglio lasciare ovviamente la parola al primo relatore, che in questo caso è il professor Sergio Botta, che ci parlerà, appunto, come ha detto la nostra ambasciatrice, sulla storia e storie della conquista del Messico, con la domanda: esiste un punto di vista indigeno? Ma prima vi presento al collega professor Botta, che è professore associato di storia delle religioni presso il Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni della Sapienza, Università di Roma. Presso lo stesso Ateneo ha insegnato anche storie e istituzioni delle Americhe, si occupa di teorie e metodi nello studio delle religioni, di religioni indigene, in particolar modo la nozione di sciamanesimo, di religioni e civiltà della Mesoamerica, di letteratura missionaria della Nuova Spagna. Tra le sue pubblicazioni più recenti possiamo menzionare Dagli sciamani allo sciamanesimo, discorsi, credenze, pratiche. Lascio la parola a Sergio Botta. Grazie. Grazie infinite, grazie davvero al Consolato Generale del Messico in Italia per l'invito, a tutti i colleghi con cui sarà, credo, sicuramente un piacere confrontarsi, a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Le celebrazioni sono evidentemente una grande occasione per ogni storico e per ogni impianto storiografico per rivalutare criticamente i propri saperi in questi momenti. Certo, non siamo ancora in grado di tracciare, come dire, un bilancio critico di queste lunghe celebrazioni che ci stanno accompagnando in questi due anni, ma credo sia bene ricordare ogni volta che ogni riflessione sulla storia passata è sempre storia del presente, è sempre storia dei nostri giorni, e quindi sarà davvero il caso di ripensare, quando rileggeremo retrospettivamente le cose che abbiamo detto in questi due anni, in questi due lunghi anni, e ripensare anche il contesto nel quale sono avvenute queste celebrazioni, che è un contesto così doppiamente critico, no? Chissà che questo non ci aiuti anche a trovare altre chiavi di lettura innovative. La mia idea è quella di affrontare, ovviamente molto brevemente, provando a darvi qualche elemento sul quale potremmo provare a discutere insieme, il bisogno che oggi abbiamo di provare a rileggere appunto criticamente questa nozione di conquista così contesa, così complessa, a partire da una domanda che è stata ovviamente posta tante volte nel corso della storia, ma che merita di essere ancora una volta rinnovata, cioè quello del ruolo indigeno in questa vicenda. No, è evidente che al di là dei contrasti fortissimi che stanno tentando, come dire, anche una parte degli attori sociali impegnati in questo dibattito, sta tentando di mettere
definitivamente in discussione la nozione di conquista, anche provando a sostituirla con una nozione di invasione, no? Che evidentemente contrasti l'idea del merito spagnolo che viene naturalmente con sé nell'idea di conquista, sostituendolo con un'immagine che segna un'irruzione illegittima da parte spagnola nel continente. No? Questa è evidentemente una posizione estrema, che può essere più o meno condivisibile, ma questo non è il nostro ruolo, ma allo stesso modo dovremmo chiederci poi in realtà quale sia stato il ruolo degli indigeni in questo contesto. A me sembra, almeno da questo, come dire, dal laboratorio italiano distante, che guarda questi fenomeni con, ahimè, purtroppo alle volte una certa indifferenza, che mi dispiace evidentemente come storico appassionato del mondo messicano e delle Americhe in termini generali, mi sembra che sia ancora prevalente un'idea, quella che evidentemente la fine degli eventi militari che hanno accompagnato questi due anni tra il 1519 e il 21 segni una definitiva sconfitta indigena. È un'idea che in larga misura in Europa, nel mondo occidentale, credo si sia, come dire, cristallizzata in maniera assolutamente indiscutibile, come se le civiltà mesoamericane fossero improvvisamente scomparse in un giorno, il 13 agosto 1521. Una delle prime domande che dobbiamo porci è se invece questo cataclisma sia davvero definitivo o se forse non sia affatto un cataclisma dal punto di vista della civiltà mesoamericana. Che so che può sembrare un'espressione, come dire, in parte provocatoria, ma spero di mostrare di poter mostrare come di fatto la civiltà mesoamericana ha ancora una storia lunga da scrivere, forse ancora oggi. È evidente che il ruolo degli indigeni nella conquista si colloca in una storiografia che in realtà si dà in termini abbastanza precoci, immediatamente dopo la fine degli eventi militari, no? Di questo poi parleranno, credo, più approfonditamente i miei colleghi dopo di me. Una storiografia che inizia già con le provanzas de meritos dei primi conquistadores, in un certo senso, che involontariamente costruiscono una storiografia della conquista, ma poi inizia con i cronisti ufficiali della storia della conquista, tra tutti, no? Uno dei primi è sicuramente Lope de Gomara, cappellano di Cortés, che ci offre un'immagine trionfale del ruolo del conquistador, no? Di un ruolo nel quale Cortés è l'agente, l'attore quasi unico dell'intera conquista, un'intera, come dire, formula retorica di mimetizzazione di quell'atto di trasgressione che Cortés compie sostanzialmente prendendo la scena quasi da solo. C'è poi una seconda idea di conquista che immediatamente si innesta nel periodo Nuovo Hispano, nel quale, insomma, in qualche misura gli indigeni sono ancora marginali, sono ancora invisibili, la cui presenza è ancora silenziata. L'idea che la conquista rappresenti in realtà non tanto solo un processo militare, come era stato nella prima fase, ma forse un processo di pacificazione delle popolazioni locali e di loro conversione, che porta con sé evidentemente l'idea che la nascente Nuova Spagna è il luogo della civilizzazione definitiva dei popoli indigeni, che stanno entrando quindi nella storia. E poi l'idea che questa conquista sia di fatto una conquista spagnola del Messico, che, come dire, mette insieme due vicende specifiche, no? Una nozione che il Messico come Stato-nazione ha abolito, liberandosi in qualche misura del ruolo imperiale spagnolo, ma producendo anche al tempo stesso, continuando al tempo stesso, una sorta di separazione definitiva tra dimensione preispanica e dimensione coloniale, no? E anche un secondo effetto che forse qui potremo a cui potremo dedicare minori riflessioni, ma che credo non sia di poco conto, anche producendo una sorta di schiacciamento dell'intera civiltà mesoamericana sui confini nazionali messicani, laddove le culture preispaniche di quest'area ovviamente travalicavano i confini attuali dello Stato nazionale, con tutti gli effetti evidentemente distorsivi di questi processi. La domanda che dovremmo porci è: qual è il ruolo degli indigeni in questa vicenda? E in larga misura il loro ruolo è sempre stato pensato in termini negativi, secondari, come degli attori passivi di una vicenda in larga misura giocata e governata da attori europei o spagnoli. La prima domanda che dovremmo chiederci è se è vero che possiamo considerare conclusa la conquista al momento della caduta di Messico-Tenochtitlan. Certamente sappiamo che Messico-Tenochtitlan cade in mani spagnole e inizia un processo di ricostruzione di lunghissima durata, ma il resto del territorio
mesoamericano fatica lungamente, ancora forse per più di un secolo, ad entrare istituzionalmente nelle maglie della nuova Spagna che sta nascendo. C'è da chiedersi poi se una sconfitta militare, quella dei Mexica Tenochca della città governata da Moctezuma Xocoyotzin, contro un esercito formato da un manipolo di un migliaio di spagnoli, di 100.000 soldati indigeni, possa essere considerata tecnicamente la capitolazione definitiva dell'intero mondo indigeno. È un punto di vista estremamente paradossale. Allora è evidente che già semplicemente negli eventi militari gli indigeni esprimono una soggettività piena, definitiva, e sembrano voler volontariamente imporre un cambiamento agli equilibri politici mesoamericani che erano, come sappiamo, estremamente tormentati un attimo prima dell'arrivo degli spagnoli. Ma soprattutto in questa volontà di cambiamento dell'equilibrio politico, nella quale sembrano gli indigeni usare Cortés e non viceversa, se vogliamo provocatoriamente forzare la mano, bisogna registrare anche la presenza di posizionamenti estremamente diversi tra le varie gruppi indigeni. Da un lato ci sono certamente gli alleati di Cortés, i Tlaxcaltechi alleati di Cortés, che pure faticano a costruire il loro posizionamento a fianco a Cortés. Dall'altro c'è un'alleanza e una sorta di neutralità strategica, come quella per esempio di gruppi minori come i Chalca, del sud del Valle de Mexico. Dall'altra c'è un posizionamento cosiddetto da traditori degli indigeni di Texcoco, inizialmente parte della Triplice Alleanza e poi al momento opportuno capaci di cambiare fazione, anche se i rapporti tra Texcoco e Messico Tenochtitlan erano estremamente, estremamente complessi negli anni precedenti all'arrivo degli spagnoli. Tutti questi gruppi, in qualche misura, bisogna ricordarlo, nella prima epoca novoispana pretendono di essere riconosciuti come dei vincitori. Se pensiamo a quanto questo entri paradossalmente in risonanza con l'immagine che un grandissimo, recentemente scomparso come Miguel León Portilla, ci ha insegnato a considerare, quella dei vinti, no? E il paradosso è che nella prima sua relazione, del suo grande celeberrimo lavoro sulla visione dei vinti, sul reverso della conquista, che ci ha consegnato per la prima volta questi materiali straordinari, León Portilla inseriva tra i popoli sconfitti i Tlaxcaltechi alleati di Cortés. No? Siamo dentro una sorta di paradosso storiografico. Allora è evidente che questa immagine filospagnola che ha messo da parte gli indigeni si è lungamente prolungata nell'età della cultura creola e dell'indipendenza. Non sto qui a togliere il lavoro ai colleghi che meglio di me potranno farlo tra qualche istante, no? Da Javier Clavijero, da Manuel Orozco Iberra, Alfredo Chávez, tanti hanno aiutato il Messico nazionale a ripensare la storia degli indigeni. E però sembra quasi che questo ripensamento abbia finito per costruire più l'immagine di un indios immaginario che non un legame davvero di riscoperta con gli indios reali che ancora erano gli eredi di quella civiltà mesoamericana che era nel territorio messicano. Un passato indigeno, peraltro, quasi interamente sussunto attraverso l'immagine di questa continuità ideale tra la nuova nazione e i Mexica Tenochca governati dall'ultimo grande sovrano, Moctezuma Xocoyotzin, che schiacciava evidentemente la complessità interna della cultura mesoamericana su un'immagine emblematica che serviva evidentemente alla nazione per costruirsi. Come dire, stessa marginalizzazione dei popoli indigeni rimane nel racconto che la grande epopea della rivoluzione messicana farà, no? Pensiamo a quanto nell'ipotesi di questa razza cosmica di José Vasconcelos gli indigeni si perdano in qualche misura, no? in questa storia. Forse il momento decisivo di svolta, il momento in cui per la prima volta gli indigeni sono entrati nella nuova storiografia messicana, e non solo, ovviamente, in questo la storiografia messicana è stata davvero maestra in ambito internazionale, è per l'appunto l'affermazione di questa prospettiva cosiddetta della visione dei vinti, che nasce intorno a diversi gruppi di lavoro, evidentemente, ma forse il più importante è il celeberrimo seminario di cultura Nahuatl che Angel Maria Garibay e poi Miguel León Portilla, suo allievo, organizzarono presso la Università Nacional Autónoma de México già dagli anni 50,
del Novecento. Va detto che alcuni esperimenti di, come dire, di rilettura importante delle fonti indigene, in particolare quelle Nahua, stavano avvenendo già negli Stati Uniti, dove è iniziato il grande lavoro di traduzione del codice fiorentino da parte di Diebold e Anderson a partire dagli anni 50. Ma evidentemente anche simbolicamente per la storia messicana il lavoro di Garibay e Leon Portilla segna la riscoperta di fonti indigene dimenticate, costruisce una sorta di controimmagine necessaria evidentemente in quella storia della nazione nella quale gli sconfitti per la prima volta iniziavano a parlare, potevano parlare, no? Le conseguenze in campo scientifico sono enormi, pensiamo alle risonanze dell'ambito francese, Nathan Bachtel che scrive un altro libro dal titolo La visione dei vinti, che segna anche il dibattito francese, il lavoro di Svetan Todorov in quegli anni, la nascita dell'etnostoria come disciplina, che prende, come dire, la specificità delle fonti del corpus documentario mesoamericano e americano in termini generali e fa reagire etnologia e storia per dare voce nuovamente a quei popoli indigeni che sono stati privati delle loro forme di espressione, no? Pensiamo a quanto il pregiudizio di lunghissima durata sui popoli della Mesoamerica come dei popoli senza scrittura sia totalmente destituito di fondamento, no? Dovremmo porgli forse un'immagine ribaltata. La Mesoamerica è una delle altre grandi civiltà del libro, come tante altre ne sono state prodotte in America, i cui libri sono andati distrutti evidentemente e non per cause naturali. È evidente che però anche questa lettura della visione dei vinti, che evidentemente aveva una funzione etico-politica straordinariamente importante in quegli anni, ha anche prodotto qualche, a mio avviso, effetto di campo ambivalente, no? Pensiamo a come, ad esempio, la ricezione di questa prospettiva fuori dal contesto messicano, forse anche liberata dalle medesime domande di tipo politico, ma ripensata in altri contesti, in un'opera colossale, celeberrima come La conquista dell'America di Svetan Todorov, abbia prodotto però, a mio avviso, una lettura in parte criticabile. Questa contrapposizione tra Hernán Cortés e Moctezuma, quasi come due tipi ontologicamente rappresentativi di due umanità diverse, no? È proprio l'esempio del modo in cui una ricezione europea del problema la rivolge contro un Occidente che si guarda autocriticamente, e forse giustamente, ma che ancora una volta finisce per dimenticare gli indigeni e il loro ruolo in questa faccenda. No? Voglio dire, com'è possibile convincersi in questo caso che l'agency di quell'1% di conquistadores fosse più rilevante dell'agency di quel 99% di soldati, di militari, di uomini d'arme indigene che avevano gestito, governato e orientato l'impresa militare? No? Per farlo si finiva necessariamente per esagerare sistematicamente la capacità di controllo degli europei e al contrario l'incapacità di essere nel mondo davvero degli indigeni. In questo senso straordinariamente drammatica l'immagine di Moctezuma, sovrano, superstizioso e arretrato di fronte al pragmatico e modernissimo Cortés, no? Laddove, insomma, a legger per bene i fatti, no? Quel superstizioso sovrano indigeno è forse un'invenzione letteraria più tarda e scopriamo un Cortés che si serve costantemente degli astrologi prima di prendere decisioni di tipo militare. Allora è interessante come anche in questo modo Cortés sembra essere in realtà caduto, ingannato dalla retorica di un particolare gruppo di autori indigeni, di un gruppo Tlatelolca, che scrive il celeberrimo libro XII del Codice Fiorentino insieme a Bernardino de Sahagún. È un gruppo di allievi educati nel collegio di Tlatelolco, educati a una cultura europea, ma completamente definitivamente versati nell'uso del Nahuatl e nel padroneggiamento dei saperi preispanici, che a partire da una prospettiva, come dire, marginale rispetto alla conquista, estremamente singolare, quella degli alleati più fedeli di Messico Tenochtitlan e perfino gli integerrimi difensori della tradizione mesoamericana, gli ultimi a aver lasciato il campo delle armi, voglio dire, quelli che si sono presi il compito di salvare i giovani, le donne, gli anziani dalla città, di farli uscire e metterli in salvo, si sono guadagnati sul campo, come dire, sicuramente il giudizio più favorevole. Scrivono 30 anni dopo, gli eredi di quegli uomini, 30 anni dopo, nel 53-54, scrivono il resoconto di una storia che reinterpreta l'intera vicenda come un fatto integramente mesoamericano, nella quale delle profezie mirabilmente rielaborate
trasformando la tradizione profetica europea in termini indigeni in lingua nahuatl. Delle profezie mandano dei messaggi evidenti da parte di un emittente, Tezcatlipoca, la più importante forse delle divinità mesoamericane in quel momento, a un destinatario preciso, Moctezuma Xocoyotzin, indicandolo come un sovrano inadatto, come un sovrano incapace, e lasciano marginalmente, quasi esclusi, gli spagnoli. È evidente che questo è un testo che ha un obiettivo preciso, no? Quello di costruire un nuovo collocazione dei gruppi indigeni nel mondo nuovo ispano, che pensa per i Tlatelolca, eredi di quella tradizione, forse più quelli che si considerano i più autentici eredi di quella tradizione, che sono anche il fronte che sperimenta la connessione col mondo cristiano, vogliono garantirsi un ruolo nuovo, vogliono fornirsi dei dispositivi retorici che permettano di fargli pensare il presente nuovo ispano nel quale sono inseriti, come strumenti di rivendicazione del contesto coloniale. E allora, per concludere, perché credo di aver già rubato abbastanza tempo, una delle prospettive che mi sembra si stia affacciando sempre di più in questi anni è la possibilità innanzitutto di, come dire, di scardinare l'immagine unitaria delle popolazioni indigene. È evidente che siamo abituati a usare una categoria indigena che rappresenta tutte le popolazioni native delle Americhe per ragioni politiche principalmente, per ragioni di riconoscimento, e questo è certamente del tutto condivisibile. Dall'altra dobbiamo renderci conto che questa nozione di indigeno nasce solo in condizioni relazionali, solo quando irrompe un altro esterno che permette di pensare le popolazioni delle Americhe come qualcosa di unitario. Ma nella conquista sono ancora attori, famiglie, gruppi e personaggi radicalmente distinti, che ci consegnano in realtà un corpus documentario straordinariamente ricco e diversificato, che almeno sarebbe utile iniziare a distinguere per famiglie, come alcuni studiosi evidentemente in questi anni stanno già proponendo. Famiglie che si collocano in modo differente al momento degli eventi della conquista, prima degli eventi della conquista e evidentemente dopo gli eventi della conquista. È molto diverso leggere i testi della famiglia Tlatelolca del Codice Fiorentino o leggere i testi della famiglia Tenochca, degli eredi degli sconfitti, dei veri sconfitti in questo caso, o i testi di una famiglia di confine come quella dei Chalca, tra cui evidentemente Chimalpain è il più grande interprete, no? Capace di pensare un'identità al tempo stesso multipla, Chalca, indigena, nobile, cristiana allo stesso tempo. Oppure gli eredi di quella famiglia texcocana che era stata, come dire, il vertice dell'intellettualità mesoamericana, che ora cercava un nuovo ruolo, ripensando un monoteismo texcocano, ad esempio. O infine, evidentemente, il ruolo di quella famiglia tlaxcalteca che ci ha lasciato, con Diego Muñoz Camargo e con il Lienzo di Tlaxcala, una straordinaria immagine della vittoria indigena in questa storia militare. Moltiplicare il punto di vista indigeno significa riconoscere a questi uomini una piena, definitiva soggettività, e quindi permette a noi storici di acquisire uno sguardo sempre più complesso su questa vicenda. E vi ringrazio. Grazie mille, Sergio, per questa lettura critica della conquista, che metterei io tra virgolette conquista, no? Il termine conquista, perché è anche esso molto molto discutibile, in quanti metti al centro il ruolo molto complesso, variegato, di diversi gruppi che sono stati protagonisti di un evento storico che è stato per tantissimo tempo, per secoli, ridotto una storiografia che aveva una linea. Il protagonista fondamentale era il conquistador, e poi gli indigeni come gruppo viene tutto limitato e vengono apparentemente eliminati, almeno dallo scenario, no? Quindi certo, Lascio aperto, perché questo ruolo degli indigeni ne potremo parlare nel momento della discussione. Io preferirei andare avanti e lasciare alla fine per il dibattito. Ti ringrazio tantissimo per questa lettura e anche per aver rispettato i tempi. Sei stato perfetto nei tempi. E passo invece la parola ad Amanda Salvioni. Amanda Salvioni, che ci parlerà su notizie di Tenochtitlan, quindi ci manteniamo sempre in questo 1521, ma lei ci parlerà delle lettere di Hernán Cortés a Carlo V nelle traduzioni italiane coeve, per cui qui abbiamo un'altra prospettiva
tradutologica, che è un modo di tradurre a 360 gradi un evento storico e una cultura. Ma prima di lasciare la parola ad Amanda, vorrei presentarla, perché lei è dottore di ricerca in studi americani presso l'Università di Roma III e professoressa associata in lingua e letteratura ispanoamericana all'Università di Macerata. La sua attività scientifica muove da due ambiti di indagine: la letteratura ispanoamericana del periodo coloniale e del XIX secolo, e anche le poetiche moderne fondate sulla riscrittura della storia, la tradizione e il mito. Su tali temi ha pubblicato saggi ed articoli in volumi miscellanei e riviste specializzate in Italia e all'estero. Posso menzionare alcune delle sue pubblicazioni, come L'invenzione di un medioevo americano, rappresentazioni moderne del passato coloniale in Argentina, o anche El silencio de las imágenes, texto e ilustración en la narrativa hispanoamericana del siglo XIX. È stata anche invitata a svolgere attività didattiche presso università estere, quali la Università de la Mar de Plata in Argentina, la Università Autonoma del Messico, la Complutense di Madrid, la Università di Oviedo a Spagna, e inoltre, voglio sottolineare, è traduttrice di poesia e narrativa ispanoamericana. Attualmente nell'Università di Macerata svolge l'attività didattica nell'ambito della letteratura ispanoamericana e della lingua e cultura spagnola. Cedo la parola ad Amanda. Grazie mille Anna Maria, grazie a tutti i presenti e naturalmente al Consolato del Messico che ha avuto questa splendida iniziativa. È un onore poter partecipare, ecco, a questo dibattito. Allora, io vorrei cominciare mostrando un'immagine, spero di riuscire a condividere lo schermo, se la tecnologia mi assiste. Allora, non so se state vedendo l'immagine. Si vede benissimo, Amanda. Ok, perfetto. Allora, perché voglio cominciare proprio da questo? Perché questa è un'immagine, diciamo, che ha un grande valore simbolico. Questa è la prima mappa di Tenochtitlan che si conosce in Europa. Viene chiamata la mappa di Norimberga perché è una mappa che è inclusa nella prima traduzione latina della seconda e della terza lettera che Hernán Cortés scrive a Carlo V per narrare, per rendere conto di ciò che sta accadendo in quel momento nel Nuovo Mondo, ed è datata 1524. Ora, a parte il fatto che si tratta di una mappa che è al centro di tantissimi dibattiti da moltissimo tempo, tradizionalmente si è detto che nasce da uno schizzo dello stesso Cortés che poi viene rielaborato appunto proprio a Norimberga da questo xilografo per permetterne la stampa. C'è chi invece sostiene che abbia un ipotesto indigeno, quindi diciamo che sia una rielaborazione grafica di un'immagine della topografica della città di Tenochtitlan proveniente dalla tradizione indigena. Insomma, c'è tutta una questione che naturalmente qui non possiamo affrontare. Però ecco, mi sembrava interessante che proprio questo, che è il primissimo elemento visivo che è messo a disposizione del lettore europeo, proviene da una traduzione del testo di Cortés e non dall'edizione originale. Quindi mi sembrava interessante cominciare a parlare delle traduzioni coeve, delle prime testimonianze storiche di questo grande evento, appunto, che è la conquista, l'invasione, che dir si voglia, che non sono soltanto, queste traduzioni non sono soltanto, diciamo, mezzi di diffusione di informazioni rispetto a quanto stava effettivamente accadendo, ma sono una vera e propria occasione ricchissima
di intervenire nell'immaginario del pubblico europeo, proprio non soltanto attraverso il testo verbale, ma anche attraverso quello iconografico. Ma queste traduzioni sono anche una grandissima occasione di riflessione di tutta la cultura rinascimentale europea sull'atto del tradurre e sul grande enigma di come inserire delle narrazioni che per la, diciamo, concezione dell'epoca non sono già di per sé storia, sono delle testimonianze che diciamo è qualcosa di estremamente diverso a quello che è invece il discorso storiografico per la cultura umanistica e rinascimentale. E saranno proprio le traduzioni, specificamente le traduzioni in latino, che compiranno questa sorta di atto un po' rivoluzionario, cioè far entrare una cronaca contemporanea dentro un discorso storiografico assimilato come tale. Quindi direi che la traduzione latina delle lettere di Cortés pubblicata a Norimberga nel 24 costituisce il primo atto dell'ingresso del Messico nel discorso storiografico occidentale europeo e che questa mappa ne segna invece l'ingresso nell'immaginario geografico, nel discorso geografico europeo inteso proprio come immaginazione, come riscrittura, del mondo. E io ho deciso di concentrarmi sulla seconda lettera di Cortés per questa chiacchierata così di oggi, perché naturalmente il testo tra le cinque lettere che Cortés scrive a Carlo V, dove appunto dà conto prima di tutto del suo grande atto di insubordinazione, poi di tutto ciò che ne consegue, è la lettera in assoluto più studiata, più commentata, più letta e anche quella più tradotta. È la lettera in cui Cortés narra l'ultima fase della sua marcia dalla costa fino all'interno del Valle del Messico, narra l'incontro con Moctezuma, narra l'ingresso a Tenochtitlan e offre questa prima incredibile descrizione della città, narra il massacro del Templo Mayor, la morte di Moctezuma e infine la Noche Triste. Quindi si tratta davvero così del nucleo tematico forte di tutto l'evento storico. Allora, questa lettera Cortés la scrive sul campo, infatti è datata 30 ottobre del 1520, ma naturalmente, date le circostanze un tantino problematiche, diciamo, della sua scrittura, non riesce ad inviarla, non riesce a farla recapitare a Carlo V se non nel marzo dell'anno successivo, nel 1521. A quel punto questa lettera comincia a circolare in forma manoscritta, non soltanto in Spagna, ma anche nel resto d'Europa. Abbiamo prove di questo, di cui parleremo immediatamente. E viene infine autorizzata la sua pubblicazione l'anno successivo, quindi la prima vera e propria edizione stampata di questa lettera viene realizzata a Siviglia nel novembre del 1522, perché mi sto soffermando tanto sui tempi e sulla cronologia per dare un'idea dell'immediatezza della ricezione non soltanto in Spagna, ma nel resto d'Europa e soprattutto in Italia. Quindi qui siamo nel novembre del 1522, ma a dicembre, cioè esattamente un mese dopo, tra l'altro a Milano, viene pubblicata la prima traduzione italiana. Allora, è evidente che non può essere una traduzione fatta sulla base della stampa dell'edizione di Siviglia, perché non ci sarebbe stato il tempo di tradurre e di pubblicare il libro, quindi è evidente che questa è una traduzione che il traduttore milanese Andrea Calvo conduce a partire da una copia manoscritta e quasi sicuramente una copia anche incompleta. Di fatto, questa edizione si ferma
alla descrizione di Tenochtitlan e alla descrizione del palazzo di Moctezuma e delle abitudini appunto del sovrano, così come vengono raccontate nella lettera di Cortés. Però ecco, ci tenevo a sottolineare questa questione dell'immediatezza. L'anno successivo cominciano a comparire edizioni, traduzioni invece integrali del testo di Cortés in francese e poi in fiammingo, e finalmente nel 24 appunto abbiamo questa prima traduzione latina, nella quale è una traduzione che diciamo viene pubblicata in due occasioni diverse, anche se nello stesso anno. Nella seconda occasione sarà appunto il volume curato da Pietro Martire, dove troviamo per l'appunto la mappa con cui abbiamo cominciato a parlare di tutta questa vicenda. Allora, perché faccio riferimento non soltanto alla traduzione italiana ma anche a quella latina? Perché in effetti avviene per questa lettera di Cortés, come tra l'altro era avvenuto anche con i primi testi colombiani, in particolare con la lettera a Sant'Angel di Cristoforo Colombo, avviene che in Italia ci sono due grandi canali di diffusione di questo testo, ma anche di altri testi che cominciano a provenire sempre più numerosi dalla Spagna sul tema del Nuovo Mondo. Delle traduzioni fatte in volgare, fatte in italiano, che hanno una diffusione naturalmente più popolare, se vogliamo, tra virgolette, e quindi anche i testi, anche il modo con cui vengono tradotti i testi rispondono ad un certo orizzonte di attesa e a una certa capacità di lettura del pubblico. E poi c'è invece il canale erudito, il canale colto, che è quello che passa attraverso le traduzioni latine. Siamo naturalmente nei primi decenni del 1500, laddove il latino compete ancora molto fortemente con il volgare toscano. Ma la cosa interessante è che quando si comincerà a tradurre integralmente il testo di Cortés in italiano, e questo accade nello stesso medesimo anno della traduzione latina, cioè nel 1524, ebbene questa traduzione non è stata fatta a partire dall'originale spagnolo di Hernán Cortés, bensì a partire dalla traduzione latina, quella di Pietro Savornian. E questo, diciamo, non è soltanto dovuto al fatto che probabilmente il traduttore Nicolò Liburnio, di cui adesso vi dirò un paio di cose, forse non conosceva lo spagnolo e quindi forse ha preferito basarsi sul testo latino. Ma questo ha anche molto a che vedere con quello che abbiamo detto al principio, ovvero che le traduzioni dei testi sul Nuovo Mondo fanno irruzione nella cultura umanistica, nella cultura rinascimentale, diciamo a partire da una loro posizione molto scomoda, cioè da una parte si intende, si ha l'intenzione di farli entrare nel genere storiografico al quale non appartengono, E dall'altra si inseriscono in una cultura che è una cultura che ha già elaborato una concezione estremamente forte di traduzione. La cultura umanistica si basa proprio sulla traduzione, ma solo ed esclusivamente sulla traduzione da testi latini e greci. Cioè la grande traduzione umanistica, questa grande operazione culturale di cui l'umanesimo si fa interprete, è in realtà al servizio del rinascimento della cultura classica. Quindi quando un letterato umanista si dispone, si accinge a tradurre, lo fa dal latino e dal greco. Quindi questa scelta di Liburnio diciamo ha molto a che vedere con questo. In un certo senso Liburnio esautora Cortés, nega la diciamo validità storiografica dell'esperienza,
e quindi bypassa, se vogliamo, la fonte originaria, e si vuole invece basare sulla traduzione latina che a sua volta una sorta di rielaborazione culturale del testo di Cortés, proprio perché è fatta in latino, proprio perché è fatta da un grande letterato che faceva parte, tra l'altro, della curia papale, e così via. Tant'è vero che poi Liburnio si lamenta tantissimo nell'introduzione a questa sua traduzione di Cortés, dicendo che è un vero peccato che Cortés avesse scritto in spagnolo, no? Lo dice proprio qua, lamenta la mediocrità del suo comporre di tempo in tempo, cioè questo ha scritto questa lettera in chissà quali condizioni e particolarmente con lettere in lingua spagnola dettate. Quindi si sente Liburnio di dover in qualche modo giustificare la sua operazione e fa anche diciamo, una serie di altre cose interessanti. Proprio a partire da questa idea della superiorità dei classici, naturalmente Liburnio innalza tantissimo il registro, quindi fa del discorso di Cortés un discorso assolutamente erudito, cosa che invece non fa il traduttore milanese, quello che traduce direttamente dal castigliano, Andrea Calvo, e che immediatamente si dirige invece ad un pubblico più popolare. Ecco, dunque, vediamo qua questo doppio canale di diffusione, no? La traduzione direttamente in italiano, una traduzione che tende a sottolineare gli aspetti più anche pittoreschi della vicenda dell'entrata di Cortés a Tenochtitlan, tende a soddisfare anche la curiosità un po' esotica, no? Del pubblico popolare italiano, e si sofferma quindi su come mangiava Cortés, quando gli portavano da mangiare, quando lo lavavano, il mercato di Tenochtitlan, eccetera, eccetera. Mentre la traduzione integrale di Liburnio è già di per sé un qualcosa che insiste sulla narrazione, insiste molto di più sulla narrazione storica. Però cerca anche Liburnio di neutralizzare il pathos del testo di Cortés, cerca di neutralizzare anche la retorica di conquista che naturalmente porta molto marcatamente il testo di Cortés, e lo fa attraverso, per esempio, non soltanto l'innalzamento del registro, eccetera, eccetera, ma anche attraverso alcune note a margine dove Liburnio spiega al lettore colto, umanista, italiano, quale deve essere l'interpretazione dei fatti. Quindi è, diciamo, già un'operazione di livello completamente diverso rispetto a quello della traduzione fatta direttamente in toscano. Quindi vuole assorbire il discorso sul Nuovo Mondo all'interno del discorso storiografico umanistico. Cosa accade qualche anno dopo? Qualche anno dopo questa lettera di Cortés viene pubblicata nuovamente da Giovan Battista Ramusio all'interno della sua enorme, monumentale opera delle Navigazioni et Viaggio, precisamente nel volume terzo, che è il volume dedicato al Nuovo Mondo. E questa traduzione di Ramusio, che tra l'altro fa un lavoro in altri ambiti assolutamente, diciamo, meticoloso, no? Di andare alla fonte, alcuni testi testimoniali ritraduce lui stesso. In altri casi recupera traduzioni sempre di grandi umanisti italiani come Andrea Navagero, eccetera, eccetera. In questo caso cosa fa? Riprende in realtà la traduzione di Liburnio e la riformula, la rielabora, la riguarda qua e là, più che altro per adeguarla, diciamo, ai nuovi standard della prosa italiana. Non ci dimentichiamo che nel 1525 viene pubblicata Le prose della Volgarlingua di Pietro Bembo, dove si rielabora completamente l'idea della sintassi italiana, non più diciamo, sulla base di quella latina, ma con tutti altri criteri. Quindi fa una riscrittura di questo testo di Cortés che continua ad essere
molto, diciamo, separato dal suo originale spagnolo, no? Addirittura questa è la revisione di una traduzione del testo originale cortesiano. E questa questione della presa di distanza è molto marcata in Ramusio, forse ancora più marcata che in Liburnio, perché in questo caso il testo di Cortese si trova dentro una macrostruttura, no, di tipo squisitamente storiografico, e quindi viene completamente risignificato. Si nega ormai quasi completamente l'auctoritas di Cortés, questa questione dell'esperienza testimoniale che non è garanzia di verità storica. La vera garanzia della verità storica è la rielaborazione colta, è la riflessione e l'espressione in uno stile estremamente elevato del discorso storiografico. E soprattutto è semplicemente qui, in questo contesto, la lettera di Cortés, un frammento fra i tanti che serve alla ricostruzione di una verità storica da parte di Ramusio. Qual è il risultato di tutto questo? E con questo concludo. È l'espressione di un anti-ispanismo da parte di Ramusio che ormai è abbastanza dichiarato. Noi sappiamo che tra tutti i paesi europei che sviluppano nel XVI secolo attraverso la traduzione e la rilettura di alcuni testi fondamentali che provengono dal Nuovo Mondo, naturalmente in primis quello di Las Casas, si diffonde un grandissimo sentimento, una grandissima ideologia anti-ispanica, in Italia molto meno. Ma in questo testo diciamo, è trasparente questa operazione, solo che è un'operazione che non deriva da tutte le questioni politiche che invece caratterizzano l'antispanismo francese, tedesco, inglese, eccetera, eccetera, ma deriva da un'altra considerazione, cioè dal fatto che a questo punto lo storico italiano che interviene su questi testi lo fa partire da una sua propria idea di auctoritates, cioè gli italiani sono lettori benigni che rivendicano il ruolo di ricerca della verità storica, cioè rivendicano questo sguardo dall'esterno, questa prospettiva da fuori, e rivendicano la capacità di assorbire tutte le notizie da Tenochtitlan e di metterle dentro un discorso storiografico elaborato, raffinatissimo, con basi filosofiche estremamente complesse, che quindi dà all'intellettuale italiano, al traduttore italiano, la vera auctoritas, diciamo, sui fatti raccontati da Cortés in primis e successivamente dagli altri cronisti. E con questo mi fermo. Grazie Amanda anche di questa tua relazione in cui ci metti nel contesto, come l'abbiamo visto prima con l'indigene, tu ci metti nel contesto italiano che riceve queste notizie molto molto presto, e sottolineerei, lasciando ovviamente aperto, come ho detto prima, l'aspetto della traduzione come un elemento culturale, cioè non si traduce la parola, ma si sta traducendo una cultura, e nella traduzione, in queste rielaborazioni, si dà un'immagine, si dà una versione, nei secondi, ai momenti, si danno delle versioni di quello che ha fatto Cortés, di queste lettere di Cortés, e interessantissimo come a partire da questi documenti tradotti in Italia molto presto si comincia a costruire l'immaginario sul nuovo mondo, in cui ovviamente c'è il Messico tra i primi. Quindi questa idea, questa costruzione dell'immagine, dell'immaginario sul nuovo mondo, questa invenzione di America, il ruolo che hanno queste traduzioni credo che sia fondamentale. No, sono la versione, non è solo quello che dice Hernán Cortés, ma quello che interpretano a loro volta i traduttori, quindi la funzione che hanno poi nelle diverse traduzioni che ci hai presentato, anche con un'immagine molto concreta che è quella di Tenochtitlan. Quindi ti ringrazio e lo lasciamo per il dibattito più avanti, così ho l'occasione di cedere adesso
la parola al professore Raffaele Strada Micei. In questo momento non vedo, ma credo che stia per mettere la telecamera. Il professor Strada Micei, con lui ci spostiamo all'altro momento significativo che fa parte di queste commemorazioni, che è il 1821, l'indipendenza del Messico dopo 11 anni di guerra. Raffaele Strada Micei, che è dottore di ricerca in studi giuridici presso l'Università di Salamanca in Spagna, è professore di storia giuridica presso l'Università di Quintana Roo, ma anche presso l'Università Autonoma di Nuevo León, l'Istituto Ortega y Gasset, ha insegnato anche presso l'Università ITAM e la Scuola Libre di Derecho in Messico, e ha fatto anche la specializzazione in antropologia giuridica presso la Scuola Nazionale di Antropologia e Storia. È autore della monografia Monarchia in Nazione entre Cadiz e Nuova Spagna, oltre a 14 libri e numerosi articoli in riviste accademiche. Raffaele Strada. Sì, Anna Maria, non so perché non tengo autorizzazione di prendere la camera. A ver, déjame ver. A ver, vamos a ver si ahora se puede, Rafa. Dice. En una tercera lengua, mira. Zoom is unable to detect a camera. ¿Cómo es posible? Yo te doy la posibilidad. No sé si los del consulado me pueden ayudar en este caso. Creo, me dicen que tendría que salir y entrar nuevamente. Bueno, te esperamos, Rafa, porque te queremos ver. Vale. Mientras, intanto che il professore Strada Micei esce ed entra per poter avere la telecamera, vi dico adesso passiamo a questa seconda fase, secondo momento che è il 1821, sul quale si è discusso tantissimo. Ricordo che, soprattutto per il pubblico italiano, che nel 1810 era iniziata la lotta per l'indipendenza, ma viene stata completata, eccolo qua, nel 1821. Quindi lascio la parola a Raffaele Strada Micei. A ti la parola, Rafa. Grazie tanti, Anna Maria, carissima. Sono profondamente grato al Consolato per l'invito, nonché per la traduzione del mio testo. Spero che si può scusare i miei errori in italiano. Abbraccio alla bellissima Milano y buenos días desde México. Indipendenza e integrità nel regno a 200 anni del piano delle tre garanzie. E dov'è il tuo presidente? In Messico. Cos'è il Messico? Un posto. Oltre Ocosingo e oltre Tapachula. Rosario Castellanos, Balún Canán. Quando nel piano di Iguala del 1821 Agostino de Iturbide di Michoacán si pronuncia per l'adozione di una costituzione peculiare e adattabile del regno, o in un'altra versione, per una norma suprema analoga al paese, sta affermando qualcosa di norma suprema, qualcosa di molto diverso da ciò che è stata disposta a mettere la interpretazione tradizionale, così permeabile al confronto manicheo tra liberali e reazionari. L'affermazione di Iturbide ha radici nella storia del mondo degli indios e, in vari modi, è stata rivendicata tra noi da Francisco Primo de Verdad, Melchor de Talamantes, Mariano Michelena, José Miguel Guridi y Alcocer, Miguel Hidalgo, José María Morelos e Servando Teresa de Mier, da diverse sedi, alcune delle quali parlamentari, non appena è iniziato il processo delle rivoluzioni ispaniche. Ci riferiamo all'affermazione dell'esistenza di un regno, quello della Nuova Spagna, in pericolo di disgregazione in concomitanza con il crollo dell'impero spagnolo, affermazione che offre una sorta di filo conduttore al processo di ottenimento della nostra indipendenza 1808-1821. In effetti, nel 1808, la famosa reazione del Consiglio Comunale della Città del Messico è tipica dell'immaginario juntista, che allora privava l'intera ispanità. Le linee generali sembrano semplici. La legittima dinastia borbonica ha indebitamente abdicato ai propri diritti a favore di un principe straniero e francese
e con Kyo ha inconscientemente restituito ai regni della monarchia il diritto sovrano di eleggere le autorità e di resistere agli invasori. La crisi dinastica non impiegherà molto a trasformarsi in una crisi costituzionale, poiché i regni sono diversi e possiedono singolarità che non possono essere predicate nell'insieme. Pertanto, richiedono una propria e specifica costituzione. A Città del Messico è stato affermato per la prima volta a livello iberico che le abdicazioni di Bayona in favore di Bonaparte erano nulli non solo perché sradicate con violenza, ma anche perché contraria alla volontà della nazione. Rimaneva ancora da definire chi o che avremmo dovuto intendere con quella parolina e su cui ci saremmo dedicati a tutte le latitudini della Spagna per i successivi 15 anni. La nazione dovrebbe essere limitata ai regni dei Guatemala, della Nuova Galizia e del Messico, insieme allo Yucatán e alle province interne, quindi dovrebbe considerarsi esistente una nazione americana settentrionale? Dovrebbe al contrario includere l'intero territorio degli Indias, compresi i Caraibi, il Sud America e le Filippine? Comprendere l'intera monarchia cattolica, con il suo versante europeo e africano, come sinonimo di nazione spagnola? Il tentativo legalistico dei consiglieri comunali creoli della capitale messicana si sarebbe concluso con un colpo di Stato, non appena gli interessi peninsulari avessero sentito l'avvicinarsi della convocazione di un congresso delle città del regno della Nuova Spagna, 15 settembre 1808. L'audienza, l'arcivescovato e il commercio furono i responsabili di deporre il vicere Iturrigaray, simpatizzante dell'idea di un regno messicano che potesse essere almeno temporalmente indipendente, cioè autogovernato fin tanto che il desiderato re Ferdinando VII fosse tornato. Il sindaco Primo de Verdad, il frate Talamantes e l'assessore Scarate e altri americani furono inviati nelle carceri del regno per aver tentato di utilizzare le leggi delle Indie per rivendicare il diritto su un enorme tessuto territoriale. I suoi confini verso il nord erano sconosciuti e si spensero fin dove l'immaginazione consentiva di svissarsi. Per partecipare autonomamente alla formazione della volontà panispanica, ordinata per fronteggiare gli invasori. Per i nostri obiettivi, la cosa più importante è sottolineare che il regno in trance protostatalista è inteso come un'unità nella diversità di più province, intendenze ed altri regni minori. Anche senza, ovviamente, ignorare le congiunture locali che portarono alla rivoluzione dell'indipendenza, è conveniente includere lo scoppio nel processo di lunga durata e spazio transatlantico, che non è altro che il movimento dei consigli provinciali che nasce nell'intera monarchia in occasione dell'invasione napoleonica nella penisola e della cefalia dinastica in cui cade. Cercherò di esprimere meglio questo concetto. Difatti, una delle circostanze locali, e molto peculiare soprattutto in Messico e in Perù, era la stessa idea di regno, intenso come entità coesa integrale, diversa dalle altre confederate intorno alla persona del re di Castiglia per le condizioni del Cinquecento che hanno menzionato Amanda e Sergio, stupendamente, costituirono la monarchia spagnola. Non è strano, quindi, che Città del Messico si proclami capo di questi regni e, come tale, una voce legittimata per parlare a nome di tutta l'America settentrionale, compreso la Capitaneria di Guatemala. La idea si aggira, come abbiamo già visto, intorno a Verdad, Ascaret e Talamantes, ma terrà anche presente i fratelli Michelena, soprattutto l'avvocato José Mariano, quando nell'avvento del 1809 guadiriano un complotto che non per essere stato abortito, perse il tocco di rignicolismo della Nuova Spagna. A Valladolid, i Michelena, García Obeso e altri michoacanos, angosciati da quanto era accaduto con i loro colleghi della capitale e ossessionati dall'idea che i gachupines, spagnolo stabiliti in Messico, cercassero di esterminare l'elemento creolo, messicani, americani, preparano la ribellione,
cercarono di convincere le repubbliche degli indios purépechas a unirsi a loro e recuperarono l'idea di mettere insieme un congresso messicano che sistematizzasse gli sforzi delle juntas o consigli che in ogni provincia sarebbero emerse per difendere i diritti di Fernando VII, concepito attraverso una visione patista, come sovrano della monarchia, nonché come re di ogni regno in particolare, non appena i governi legittimisti della penisola lo avrebbero consentito alle diverse Americhe. Il complotto fu denunciato, scoperto e annientato, e solo lo spirito conciliante del viceré archivescovo Francisco Javier Lizana, ancora una volta il capo del regno, impedì che i leader perdettero la vita. Fu interessante il tentativo creolo di incorporare le repubbliche degli indios, poiché il regno non doveva essere esclusivamente riferito all'articolazione territoriale, ma piuttosto ai innegabili vasi di comunicazioni con l'elemento personale dello Stato nascente. Se nella Nuova Spagna le parzialità degli indios fossero considerate separate e soprattutto non fuse con le repubbliche di spagnoli, la nuova nazione che eventualmente fosse risultata dalla leadership creola avrebbe dovuto cercare di integrare bianchi, indios, caste e metici. Questi ultimi visero un particolare e scomoda incertezza giuridica, in un'entità presumibilmente omogenea attraverso il principio formalistico d'uguaglianza davanti alla legge. Proprio ciò che la Suprema Junta Nacional Governativa, già a tempi di Iturbide, 1821-1822, avrebbe dovuto decretare quando proibì che nei documenti pubblici si menzionasse le qualità, le provenienze o le origini degli abitanti dell'impero. Ma torniamo al 1809. In Spagna, né il Consiglio Centrale né le reggenze successive furono convinti nel compito di riconoscere diritti juntistas ai regni e alle province di Indias. Cercavano di porre fine alla federalizzazione della ribellione antifrancese che stava disregando la penisola e non avrebbero permesso che tale dismembramento avvenisse in America. La decisione approfondirebbe nello spirito degli americani l'idea che si calpestassero le loro terre, il loro antico e tradizionale diritto di regni in cambio di essere viste come mere colonie nel senso colbertiano, ci opposte al servizio esclusivo e incondizionato della metropoli. Ecco perché il 1810 è l'anno del grido unanime che, in America, si unisce agli sforzi precedenti del Messico, Quito e Valladolid. Lunga vita al re morte al mal, al re e morte al mal governo, lo dice il sacerdote messicano, Hidalgo, come avevano detto i comuneros di Castiglia nel 1519. Le radici profonde della ribellione tardo-medievale si traducono in una lunga vita a Ferdinando VII, il giovane principe prigioniero e tradito, radici a cui le truppe di Morelos credono di aver visto liberato e camuffato girando per la Nuova Spagna. E nella frase «morte ai gaichupines», cioè ai governi che, dalla penisola o in situ, si impediamo di esercitare i nostri tre volte secolari diritti. L'idea, semplice ma maturata e utile, non è stata ben assunta dalle nostre successive repubbliche, così incomprensibilmente entusiaste del modello presidenziale degli Stati Uniti, che rende il capo dello Stato, a sua volta, il capo della pubblica amministrazione, per cui tutte le ribellioni contro il malgoverno si trasformano subito in contestazione al presidente che potrebbe eventualmente essere deposto o addirittura spedito sul patibolo. La confusione ha dominato nei nostri regni per 200 anni e già nella Costituzione di Cadice, 1812. Troviamo che il re è re, ma è anche capo del suo governo. Tutte le pretese, comprese quelle di un tirano, vanno contro di lui. Niente di più lontano dalla tradizione comunitaria, niente di più pericoloso. Se a questo aggiungiamo, d'altra parte, la tradizionale propensione del cacique, capo del villaggio, della regione mesoamericana, che, piuttosto che godere di ordinamenti giuridici,
era governata dalla cosmogonia che poteva essere modificata a piacimento degli tlatoani o dei casonzi, voci infallibili degli dei. Si capirà che la mistura ritualistica di sottomissione e regicidio è, tra noi, anche oggi, particolarmente esplosiva. Pertanto, i nostri modelli costituzionali diventano spesso utopici e frustranti quando si tratta di limitazioni ad equilibrio dei poteri. I creoli americani dovettero risolvere altri dilemmi davanti a Cadice. Andare al porto andaluso, ultima roccaforte della Spagna antinapoleonica, implicava riconoscere che la crisi della monarchia poteva essere risolta con la stessa Costituzione per tutti i regni spagnoli, compresi ovviamente quelli di oltremare. Ecco perché che un'America che combatte e si rincontra con Dinamarca o Chilpancingo e un'altra che si reca a Cadice. Entrambi sono interessati alla stessa cosa, porre fine al malgoverno. Ma coloro che si spostano sulle colonne di Ercole fanno una scommessa più rischiosa perché la Costituzione del 12 mette in pericolo l'integrità dei loro regni a favore di un sistema decisionale centralizzato nelle corti reali e nelle loro agenzie territoriali, non del regno in periferia. Le direzioni politiche, le amministrazioni provinciali e i municipi costituzionali. Significativamente, la Costituzione non disciplina la figura del viceré, il capo amministrativo dei regni. L'America settentrionale corre il rischio di essere immediatamente smembrata in almeno 5 governi provinciali indipendenti, quello della Nuova Spagna, quello della Nuova Galizia, quello dello Yucatán, quello delle province interne di Oriente e quelle delle loro contraparti di Occidente. Tutto ciò senza contare il tradizionalmente indefinito Guatemala. Questo è il dilemma amletico dei deputati del Regno della Nueva España que, como Miguel Guridi de Tlaxcala, Antonio Joaquín Pérez de Puebla o Mariano Mendiola de Querétaro, poseyeron ya un protoespíritu de nacionalidad mexicana. Es el dilema que el decreto constitucional de Apatzingán, 1814, resuelve beneficiando la integridad del Regno e ignorando las administraciones provinciales. Il Messico, per continuare ad essere Messico, doveva diventare indipendente. Questo è stato il primo e il principale dei sentimenti della nazione che ha enunciato il generale José María Morelos per coloro a cui le corti di Cadice risultavano essere molto straordinarie e molto fuori di ordine, nonché colpevoli di aver creato piccoli governi. Nel suo regolamento del Congresso, 1813, Morelos non distingue tra province e regni né riproduce il modello di Cadice dei consigli provinciali e delle sedi politiche. Al contrario, sembra soddisfatto della mappa degli archivescovati, dei vescovati e dei comuni ereditata dell'antico regime. Va anche notato a questo punto che il suo modello di capo del governo è proto-repubblicano, poiché il generalissimo delle armi, responsabile del potere esecutivo, ha la possibilità di porre il veto alle leggi e ai decreti del Congresso quando li trova ingiusti o non applicabili. Una facoltà che la Costituzione di Cadice aveva riservato al re del Regno delle Spagne, in plurale, il Regno delle Spagne. Inutile dire che Morelos è anche il grande abolizionista delle differenze di caste e di condizioni nell'Anahuac, proprio perché la Costituzione dodicenne le aveva tenute velate con il procedimento di negare la cittadinanza e anche la possibilità di comparire nei censimenti della monarchia a coloro che potevano essere reputati originari dell'Africa. La fine della guerra di indipendenza, nella sua fase insorgente, porterà con sé la minimizzazione della questione, che tornerà alla ribalta solo in occasione del ristabilimento della Costituzione di Cadice nella sua interpretazione più smodata, quella del triennio liberale spagnolo, 1820-1823. Tra l'altro, le corti ventenni agirono a vantaggio degli interessi provinciali in America e decretarono l'istituzione di un'amministrazione provinciale in ciascuno dei vecchi municipi del riformismo borbonico. Così, il Capitanato Generale del Guatemala è stato diviso in 6 consigli
tanti quanti sono i paesi indipendenti o gli stati federati del Messico, come nel caso del Chiapas, attualmente esistenti. Per evitare questa e altre misure ventennali, nel 1821 il colonnello Agustino de Iturbide, questo signore, Agustín de Iturbide, anche lui di Michoacán, ed espressamente nemico dello spirito provinciale, poiché parlo più e più volte per la piena conservazione del regno della Nuova Spagna nella forma di un'entità complessa e totalizzante, l'impero messicano. Il Messico tiene la indipendenza perché non vuole smembrarsi. È importante per la generazione del piano di Iguala fornire al loro regno una struttura coerente, ma anche coesa. Le tensioni con le aspirazioni provinciali sono inevitabili e la prima soluzione al problema dell'articolazione politico-territoriale del regno, quella imperiale di Agustín I, fallisce. La successiva, quella della Repubblica Federale, trionfa sulla carta ma dà origine alla simulazione profetizzata da Fray Servando Teresa de Mier, il deputato, nel 1823. In ogni caso, era chiaro che, dopo 15 anni di politica e guerra, il Messico fosse ostinato a continuare ad essere il Messico. Sono passati 200 anni dalla precoce e precipitosamente chiamata consumazione della nostra indipendenza. Consumazione era una parola non corretta, anche se compare nell'atto del 28 settembre di quell'anno, poiché sembra far riferimento a un matrimonio mal combinato oppure a un fuoco che arde senza purificare. In ogni caso, tende a farsi pensare a un processo che finirebbe inesorabilmente dove e come era finito. Niente può essere più inesatto nella sempre porosa e complessa storia. L'uomo del momento, Iturbide, è stato chiaro sui tre punti del filo conduttore a cui abbiamo fatto riferimento in una prima lettera al generale Vicente Guerrero, datata solitamente a gennaio dell'anno 21, e comunque precedente alla proclamazione del piano di Iguala. Senza tale intuizione, insieme a quella di un guerrero che seppe immediatamente percepire dove intendeva avanzare l'antico flagello dell'insurrezione, la consumazione non avrebbe avuto alcuna traccia di inesorabile. La delicata questione della direzione del nascente Stato è affrontata in maniera epistolare, annunciando per Iturbide la idea di offrire il trono messicano a Ferdinando VII, le cui possibilità di accettazione sono praticamente escluse, e ai suoi fratelli o ai suoi fratelli Don Carlos o Don Francisco de Paula, una idea che, come sappiamo, sarà ugualmente presente a Iguala come a Córdoba, dove vengono firmati i trattati con l'inviato spagnolo Juan O'Donoghue e che darà origine al celebre partito borbonista. Iturbide sembra sicuro che i deputati, uno di loro, il suo caro amico Juan Gómez de Navarrete, nulla traleceranno di ciò che favorirà la più completa felicità della nostra patria. Non ne smette di essere bello questo riferimento che annuncia il roso della cucarda trigarante. La unione come garanzia di felicità per tutti gli americani, europei, asiatici e africani che risiediano in America settentrionale, come menzionato il proemio del piano di Iguala. Nella vecchia Spagna, prosegue Iturbide, oggi renano i deliberali che garantiscono agli uomini tutti i loro diritti, e Fernando VII, il Grande, è così consapevole dell'importanza dell'America da non aver voluto occuparsi delle riforme più importanti del ventennio, soprattutto quella degli ordini religiosi, senza la presenza dei deputati indianos proprietari. Tuttavia, se per quale ragioni non si rendesse giustizia all'America messicana al Congresso, sarò il primo a contribuire con la mia fortuna, con la mia spada e con tutto quello che posso per difendere i nostri diritti. Adi la degli abbracci o dei non abbracci nacatempan, la risposta prudente di Guerrero è ben nota e sembra avere convinto Iturbide perché cercasse la Costituzione adattabile a un Messico che cominciava a esigere, come non ha smesso di fare in 200 anni, la libertà di vivere la dimensione spirituale della dignità dei suoi abitanti, bianco, e la uguaglianza per raggiungere il benessere materiale minimamente accettabile, la unione tra i territori e le persone chiamate ad articolarla, rosso, e la indipendenza
per procurarsi una felicità trascendente al mero modo di essere liberi, verde. La chiarezza delle visioni del 1821 sembrava annunciarsi percorsi con più successo per il nostro noi. Questi percorsi, tuttavia, non devono mai apparire inesorabili, poiché richiedono la partecipazione di buone ed efficaci volontà umane che, in verità, si fa notare per la sua assenza. I tre argomenti che abbiamo analizzato in queste righe, oggi come ieri, maggiori e rafforzate garanzie. Grazie mille per la pazienza e l'attenzione. Grazie alla Italia, verde, bianca e rosa come il Messico. Grazie, Anna Maria. Grazie mille, Rafa, per questo discorso che nuovamente mette, tra virgolette, come aveva fatto inizialmente Sergio, che metteva tra virgolette, l'avevo detto io, la parola conquista, tu metti tra virgolette questo della consumazione dell'indipendenza, che si mette, diciamo, è molto discutibile questo termine, su quello credo che si possa poi parlare di tutto il resto, soprattutto perché metti anche la prospettiva di questa indipendenza tra la lotta tra regno e amministrazione provinciali, tra questa paura di smembramento in province e la necessità di mantenere l'unità ad ogni costo, questa famosa la unione, come lo dicevi tu alla fine, come garanzia. Ma ci racconti anche tutta la parte in questo contesto, che credo che sia una cosa che sta, diciamo, caratterizzando i vostri interventi. Se non siamo pienamente nel contesto di questi fatti storici, non riusciamo a capire. Se non si capisce quello che è successo a Cadice, non si può capire quello che è successo nell'indipendenza di Nuova Spagna. Questo mi sembra, credo, evidente, ma non dobbiamo darlo per scontato e credo che si debba sempre sottolineare in questa parte noi dipendevamo dalla Spagna e in quel contesto di Cadice del 1812, della Costituzione e di tutto quello che viene fuori, ha rapporto direttamente con quello che succede in Messico, in una lotta che poi non è venuta da molto prima. Ma qua mi taccio da sola per lasciare invece la parola e concludere. Lascio la parola adesso, ringraziando nuovamente Raffaele Strada, e poi entreremo nel dibattito più aperto. Un piacere presentarvi a Massimo Di Giuseppe, e che ci parlerà dalle guerre di casta alla stagione rivoluzionaria. Quindi ci spostiamo più verso il presente. La questione indigena nella genesi del Messico contemporaneo. Quindi qua arriviamo ovviamente al 2021. Vi presento comunque Massimo, prima di lasciare la parola a lui, che è professore associato di storia contemporanea presso il Dipartimento di Studi Umanistici all'Università Yulm qui di Milano, è membro corrispondente per l'Italia dell'Accademia Mexicana della Historia, già visiting professor presso la Scuola Nazionale di Antropologia e Storia, è anche professore affiliato del SIDE, si occupa di storia transnazionale tra Europa e Americhe, storia di movimenti sociali, indigenisti, religiosi e per la pace, con particolare attenzione al Messico e al Centro America. Il suo volume Messico 1900-1930, Stato, Chiesa, Popoli Indigeni, ha vinto il premio Pirovano per la ricerca storica dell'Istituto Sturzo nel 2008. Suo ultimo libro, che ha scritto con Gianni Labella, è Storia dell'America Latina Contemporanea, quindi del 2019. Cedo la parola a Massimo. Grazie. Grazie. Grazie mille Anna Maria, grazie alla console Maria de Los Angeles Arriola, grazie a tutti i colleghi e amici che mi hanno preceduto credo che ci siano molti punti di connessione, nonostante le temporalità, le epoche diverse, per ragionare insieme. Cosa bella di questa tavola rotonda. Provo anch'io a condividere un piccolo PowerPoint che ho preparato. Vediamo. Ok. Si vede? Sì, si vede Massimo. Ok, sì. Provo a metterlo come presentazione. Così. Meglio, sì. Ecco, allora, perfetto.
Nel mio intervento cercherò di fare appunto una riflessione molto rapida su come nel passaggio all'età contemporanea, quindi nel passaggio tra l'Otto e il Novecento, la questione indigena non sia scomparsa nell'immaginario messicano, ma sia in qualche modo riemersa attraverso tutta una serie di elementi, non solo elementi politici, elementi istituzionali, elementi legati naturalmente anche a emergenze belliche, levantamentos, rivolte e anche deportazioni, violenze che hanno caratterizzato il turbolento passaggio dal XIX al XX secolo, ma anche perché, come diceva Sergio in apertura, in realtà il mondo indigeno, al di là di tutte quelle che sono le dinamiche più apparenti delle rivolte poi sedate generalmente in modo sanguinoso, non è stato eliminato, anzi ha continuato a sopravvivere, a adattarsi, modificarsi, trasformarsi. Un immaginario indigeno che poi entrerà anche in parte in cortocircuito con l'immaginario indigenista, ma che creerà anche dei ponti di dialogo con l'immaginario indigenista che il Messico costruirà nella prima parte del Novecento e che in qualche modo ancora oggi è al centro di una serie di processi molto interessanti di trasformazione. Quindi io partirò dall'ultimo grande levantamento riconosciuto, quello della Guerras de Castas, che segna la penisola yucateca nella seconda metà del XIX secolo, per arrivare poi ad alcune riflessioni sul Messico post-rivoluzionario. E qui emergono subito una serie di elementi di larga durazione, di lunga durata, che appunto collegano tutte le nostre relazioni, i nostri interventi. E un tema che emerge con caratteristiche molto chiare sia nelle rivolte yucateche che iniziano nel 1846 e che poi continueranno fino al 1901, pochi giorni fa il presidente in carica del Messico, Andrés Manuel López Obrador, fatto una sorta di atto di richiesta di scusa alle popolazioni Maya per l'esperienza della Guerra de Castas e che però ha degli antecedenti molto significativi e anche delle esperienze successive molto significative che in qualche modo mantengono degli elementi di larghissima durazione. E uno, per semplificare, che qui vorrei richiamarvi, che parte da un disfrasismo azteca, che è quello dell'Altepetl, qui manca una L, scusate, l'ho scritto velocemente preparando il PowerPoint, rimanda proprio a questa capacità di mantenere una forma di resistenza e di sopravvivenza che si adatta nel tempo a tutte le dinamiche trasformative. Si adatta al processo di conquista, si adatta al processo di evangelizzazione, si adatta al processo in qualche modo di trasformazione del sistema nuovo ispano nelle sue diverse epoche, si adatta alle dinamiche delle riforme borboniche fino ad arrivare poi alle dinamiche di sopravvivenza delle comunità indigene, in questo caso soprattutto dell'area del sud del Messico, al nuovo Messico indipendente e poi alle dinamiche che segneranno l'ingresso nella contemporaneità, la rivoluzione messicana, la post-rivoluzione, il boom economico degli anni 50 fino ad arrivare al NAFTA e al TLSE, alle trasformazioni del XXI secolo con processi migratori e altri tipi di dinamiche che si mettono in moto. E l'Altepetl in fondo che cos'è? La montagna d'acqua, il cuore della comunità, è quel luogo che i frati, in particolar modo francescani e poi domenicani, interpretano come il luogo della sovrapposizione al punto sacrale della connessione fra inframundo, mondo e supramundo attraverso l'erezione della parrocchia, ed è quel luogo che in qualche modo anche lo Stato, quando proverà a sovrapporsi nel XIX, poi di nuovo in termini diversi nella prima parte del XX secolo, alle istituzioni ecclesiastiche nella gestione del rapporto tra l'Altepetl indigeno e la dimensione del religioso, devozionale, eccetera, eccetera, non verrà mai definitivamente scalzato, perché i tentativi di sostituire i sacerdoti con i maestri, che verranno ad esempio messi in moto in buona parte del Messico meridionale negli anni 10, 20 e 30 del Novecento, in qualche modo si scontreranno con la riadattamento e la sopravvivenza dell'Altepetl, che in certi contesti si laicizza, si secolarizza, ma non scompare mai totalmente.
Ora, le guerras de castas, che hanno un'anticamera nel 1946 e poi formalmente scoppiano nel 1947, di cui appunto quest'anno si celebra il 120° anniversario della conclusione, con una sorta di idea simbolica di pacificazione, cosa sono? Sono una grande rivolta del mondo maya yucateco, una rivolta che ha dei grandi precedenti. Ancora nel 1761 c'era stata la grande rivolta di Jacinto Canek, o Jacinto Huc, come sarebbe più giusto chiamarlo, a Chistail, che era stato un tentativo in qualche modo di recupero di controllo di forme non solo di autonomia ma anche di gestione delle risorse da parte delle comunità maya, in una fase di applicazione delle riforme borboniche che non solo rivedevano l'impianto giurisdizionale delle comunità indigene ma tendevano a inserire il Messico nei nuovi scenari in qualche Messico, scusate, la Nuova Spagna ancora, nei nuovi scenari di un circuito di beni di produzione atlantico che poi sarebbero in qualche modo accelerati e si sarebbero esasperati nel corso del XIX secolo. Ora, le guerre di castas iniziano e si chiudono in due periodi non casuali. Prima c'è stato splendidamente narrata la dinamica complessa centro-periferie nel processo di costruzione dell'indipendenza messicana, e questo è un fenomeno che nel XIX secolo si rielabora attraverso tutta una serie di processi: la difficoltà dello Stato federale di mantenere il controllo di un territorio così vasto, che si scontra non solo con intervenzione dall'esterno, la guerra con gli Stati Uniti, la guerra con la Francia, che culminerà poi nell'esperimento fallimentare dell'impero di Massimiliano d'Asburgo, il secondo imperio, ma anche una difficoltà di controllare alcune delle aree periferiche dei territori, dei vastissimi territori della federazione. E la guerra di casta in qualche modo si inseriscono in questo processo. Iniziano nel momento 1846-1847 in cui il Messico segnato dalla guerra con gli Stati Uniti, che toglierà più di un terzo del territorio del nord-ovest del paese, facendolo diventare appunto territorio degli Stati Uniti, ed è una fase in cui esistono, già ce n'erano stati in precedenza, proprio nel 1821 era nata una confederazione patriottica con capitale Merida, c'era stato poi il tentativo di Santiago Imán, iniziano dei tentativi anche di separare, di rilanciare il separatismo yucateco rispetto al controllo della federazione messicana. Quindi la guerra de casta è una ribellione indigena che ha elementi estremamente antichi e tradizionali. Ora ne rievocherò molto velocemente un paio per darvi appunto l'idea di questo passato che non passa, ma che in realtà si continua a trasformare, non è mai statico, ma anche degli elementi di estrema novità. La connessione delle reti commerciali nuove che lo Yucatan stava generando, la penisola yucateca, in particolar modo le tensioni tra Merida e Campeche, che si stavano generando rispetto ai grandi processi commerciali che segnavano il Golfo del Messico, nello specifico il Caribe, i rapporti con Cuba, la produzione nechenera, quindi l'henequén, che diventa in quella parte dell'Ottocento una delle grandissime colture d'esportazione che fanno del Messico di quegli anni un paese in parte ibrido, quindi da un lato uno dei più grandi paesi della nascente idea di America Latina, che se si affermerà l'idea successivamente, che ha delle proprie grandi risorse, che è erede del più importante virreinato spagnolo delle Americhe, ma dall'altra parte anche i rischi concreti di diventare un luogo di coltura ed esportazione secondo le nuove logiche che si stanno mettendo in moto nel XIX secolo, di un mondo globale, anzi locale poi nel suo impatto, che comincia a portare nelle Americhe produzioni inedite che arrivano dall'Africa, come quella del caffè, e viceversa successivamente portare dalle Americhe all'Africa tutta una serie di altre produzioni come quella cacaotera, eccetera, eccetera. Ora, l'henequén è un bene importantissimo perché dall'henequén, dalle fibre di henequén, di questa sorta di agave, dipendeva la produzione di buona parte del cordame che si utilizzava sui grandi navigli, non solo spagnoli ma anche francesi e britannici. Quindi è un bene
strategico molto importante nel corso del XIX secolo e che continuerà a essere strategico fino alla rivoluzione messicana, fino a quando poi ci sarà l'invenzione delle fibre sintetiche con, parallelamente alla prima guerra mondiale tra Germania e Stati Uniti, quindi l'Henequén e Puerto Progreso, che era il grande luogo di esportazione, declineranno rapidamente. Quindi le guerras de castas iniziano, sono delle rivolte indigene, sono delle rivolte che hanno delle caratteristiche molto specifiche, molto tradizionali. Il caso più interessante, ad esempio, è quello dei cosiddetti Crusob. Qui vedete in questa mappa classica che segna l'area dei Levantamientos, che è un'area che va oggi da Tulum, quindi quello che oggi è uno dei grandi luoghi del turismo della Costa Maya, e scende fino a Bacalar e poi quindi arriva fino alla zona di Chetumal, della frontiera col Belize, che era l'Honduras britannico, della connessione poi con il mondo del Petén, che è lì all'interno, che ci porta appunto alla lunga frontiera dell'Usumacinta tra il Guatemala, Tabasco e Chiapas. In quest'area molto particolare della penisola yucateca, dove vedete rappresentate queste croci, in particolar modo nell'epicentro della rivolta, che è Chan Santa Cruz, oggi ribattezzata Felipe Carrillo Puerto, in omaggio al governatore rivoluzionario dello Yucatan, inizia una rivolta che apparentemente è una rivolta antica. Si parla di guerras de castas perché il sistema delle caste era ancora un elemento caratterizzante la tradizione novoispana, che poi si perderà naturalmente nel Messico liberale, almeno da un punto di vista formale giuridico e anche in parte culturale, ma questa guerra nella sua denominazione, nella stampa dell'epoca, nella narrazione ufficiale, soprattutto nella narrazione che ne fa Barbaciano e tutto il sistema del mondo creolo e mestizo di Mérida, diventa una sorta di guerra tra la barbarie e la civiltà, tra un mondo antichissimo e un mondo di modernizzazione. In realtà il punto antico che emerge è che dentro questa rivolta esistevano sì delle figure di lunghissimo periodo, i cosiddetti Crusob, alcune delle figure chiave di tutta la rivolta, Jacinto Pat, Cecilio C, sono dei Maya che sono in origine o fiscales o resadores, quindi figure che hanno un ruolo all'interno di mayordomias, di quelle che sono le comunità religiose delle aree, a differenza di quello che aveva fatto nel 1761 Jacinto Canek, che aveva cercato di farsi nominare re al posto del sacerdote. In qualche modo loro recuperano l'elemento di rivolta all'istituzione ecclesiastica, ma si sentono autorizzati a essere i rappresentanti loro autonominati dell'istituzione ecclesiastica, quindi rigettando il ruolo, questo c'è una bellissima documentazione nell'Arzobispado de Mérida, e presentandosi come i portavoce anche religiosi della comunità. Ma il dato più interessante è che l'elemento che usano di legittimazione sono le croci parlanti, ovvero questa lunga tradizione di alberi parlanti in una zona che va da qui fino alla zona Yucatán della Chontalpa Tabasqueña, che poi entra anche in alcune aree culturali del Petén, tra Maya Choles, Maya Chontales, Maya Soques, secondo le quali gli alberi, soprattutto certi tipi di alberi, e quindi le croci, che sono una rappresentazione trasfigurativa in qualche modo dell'albero, così come la parrocchia è una trasfigurazione dell'Altepetl, sono le connessioni fra inframundo e supramundo, sono i luoghi, cioè gli esseri che in qualche modo danno una legittimazione. Quindi gli ordini della rivolta venivano presentati dalle croci parlanti, che ancora si trovano in un piccolo convento sconsacrato di Felipe Carrillo Puerto. Hanno i loro maiordomos che le alimentano quotidianamente, secondo un'antica tradizione che almeno si è ricostruito funzionare dal tardo Seicento, e queste croci davano gli ordini ai capi della rivolta, ai fiscales, per ribellarsi e per assaltare i bianchi e gli spagnoli. Quindi apparentemente questa carattere antico, resiliente, peculiare, indigeno della rivolta sembra legittimare la narrazione che viene fatta a Mérida e che poi viene in parte ripresa anche a Città del Messico di un'ennesima rivolta di caste all'interno di un sistema barbarie e civilizzazione.
Nella realtà il processo è molto più complicato. Questa rivolta si intreccia appunto alla produzione nechenera, si intreccia ai mutamenti delle forme di produzione agricola, si intreccia al piano di separazione dello Yucatan dal Messico, e quindi prima si intreccerà un tentativo delle autorità messicane di chiudere la separazione, ma poi svierà tutto il processo nel momento in cui ci sarà un nuovo accordo tra le istituzioni federali e le istituzioni di Mérida per reprimere, diventerà quasi una sorta di capro espiatorio di tutto il processo di ricomposizione territoriale. E c'è anche un processo molto azzardato britannico, perché gli studi più recenti negli archivi britannici ci hanno dimostrato come la diplomazia britannica soffi in maniera non indifferente, così come aveva fatto all'epoca delle indipendenze, sul fuoco di un potenziale separatismo yucateco, nella speranza che tutta quest'area, che viene anche riconosciuta a un certo punto come un'area strategicamente privilegiata per gli interessi britannici nell'Honduras britannico, nell'attuale Belize, possa diventare in futuro un'area, se non assorbita nel Belize, direttamente connessa agli interessi geopolitici e strategici del Belize. Quindi apparentemente dietro quella che ci viene presentata come una rivolta barbara contro la civiltà ci sono questioni locali di rapporti centro-periferia e questioni globali di intrecce, di interessi, dei traffici del Golfo e del posizionamento britannico in quest'area della regione che ci porta all'Istmo, molto delicati. Non dovete dimenticare che questi sono anni molto particolari in cui i britannici hanno ancora un grosso investimento sul progetto di costruire un canale nell'Istmo, il piano originale era nell'Istmo di Tehuantepec, e nel 1854 firmeranno con gli Stati Uniti il trattato Clayton-Vulver, che è un trattato con cui di fatto i britannici cedono alla nuova potenza emergente statunitense, in una sorta di atto di alleanza, una sorta di opzione di privilegio nella costruzione di un canale, cosa che, come sapete, poi impiegherà alcuni decenni e poi si compirà con la rivoluzione panamense nello Stato colombiano e poi successivamente la costruzione e la concessione dei diritti del canale, di quello che diventerà il canale di Panama, agli Stati Uniti. Ora, questa guerra è una guerra molto lunga che va avanti a ondate, ci sono ribellioni poi represse molto duramente, ci sono massacri eclatanti, ci sono atti di mutilazione simbolica per in qualche modo dissuadere il mondo Maya dalla ribellione, ma si intreccia nella sua ultima fase, che è quella del porfiriato, e quindi l'ingresso del Messico tra la fine del XIX nelle novità del XX secolo, si intreccia una serie di altre rivolte indigene. Ci sono altre tensioni indigene nel vicino Chiapas, per esempio. Il Chiapas ha una lunga tradizione di rivolte indigene, la più famosa è sicuramente quella del 1712, che si lega nuovamente a elementi religiosi simbolici, la Virgen del Rosario, che teoricamente, secondo i ribelli Tzotziles e Tzeltales degli altipiani, a Cancuc si incarna in una giovane contadina e anche lei catechista della comunità, Maria della Candelaria, e inizia una lunga rivolta che si intreccia anche in questo caso nelle tensioni molto forti tra San Cristóbal de las Casas, la città ladina conservatrice, e quella che invece Tuxtla Gutiérrez, quindi la nuova capitale dello Stato, che invece è liberale e legata al governo federale. Le rivolte ciapaneche continuano, si accendono, si spengono, così come ci sono rivolte nello Stato di Oaxaca, ci sono rivolte in Guerrero, però indubbiamente il caso più eclatante anche per la risonanza internazionale che segna il passaggio al XX secolo è la cosiddetta rivolta e deportazione dello Yaquis, nuovamente nelle piantagioni e nechenas dello Yucatan. Gli Yaquis sono popolazioni del nord, lontanissime da quelle di cui stiamo parlando. Qui vedete una vignetta di un soldato federale catturato da guerrieri Yaqui in una delle barrancas lungo il rio Yaqui. E gli Yaqui sono popolazioni Yuto-Azzeche, in qualche modo assimilabili ai Tarahumara, quindi assimilabili più a un mondo di indigeno completamente diverso del nord-ovest del Messico, e sono popolazioni guerriere che storicamente si sono incentrate sulla difesa del rio Yaqui.
in una fase in cui Don Porfirio Díaz, nel processo di blanqueación, quindi di trasformazione e modernizzazione del campo messicano, produce tutta una serie di licenze e patenti a coloni europei nell'idea di un'accelerazione della modernizzazione del Messico, del suo ingresso tra le grandi potenze, attraverso la diffusione di un campesinato di origine europea. Gli italiani che arrivano a Cipilo, Nuova Italia, ma soprattutto i polacchi o altre popolazioni del centro-est Europa che vengono inviate nella valle del Rio Giachi, con le quali iniziano tutta una serie di scontri. Il punto chiave è la decisione del regime di Porfirio Díaz di avviare delle deportazioni di yaqui ribelli non più solo verso le colonie penali della Islas Marias, ma anche in massa verso le piantagioni nequeneras dello Yucatan, dove la manodopera maya non era più sufficiente. C'era anche stato un piano di Barbaciano di spedizione di contadini maya a Cuba per lavorare in haciendas azucareras, e quindi inizia questa politica di deportazione che sarà durissima. Le popolazioni yaqui vivono in un contesto climatico, culturale, sociale diversissimo da quello tropicale della penisola yucateca. Ci sarà una sorta di tragica, quello che alcuni storici definiscono il Trail of Tears messicano, quindi di spostamento di popolazione, cosa che il Messico non aveva sperimentato, a differenza degli Stati Uniti, che invece applicavano queste ricette in modo molto massiccio fin dalle politiche di reservation degli anni 20 dell'Ottocento, tra l'altro non dando diritti di cittadinanza agli indoamericani che nel momento in cui uscivano dalle reservations. E questo naturalmente creerà anche un grande scandalo di attenzione internazionale. Ci sarà il famoso libro di Kenneth Turner, Mexico Barbaro, che attaccherà la politica di Porfirio Díaz e sarà parte della delegittimazione del regime, che useranno anche i magonisti e altri attori della rivoluzione. Lo stesso Francisco Madero fa riferimento alla politica di Díaz nel mondo giacchi per giustificare appunto un cambio delle politiche istituzionali messicane. E tutto ciò si intreccia in un mondo che è quello di fine 800, inizio 900, il libro uscirà nel 1909, nel quale esiste anche una forte mobilitazione. Il grande amico di Kenneth Turner è Jack London, che è uno dei sostenitori poi di quello che sarà il tentativo nella rivoluzione messicana di costruire una repubblica ribelde della Baja California, che sarà un tentativo molto effimero e durerà poco. La questione è che però il mondo indigeno messicano che entra nel XX secolo è un mondo molto variegato. Qui vedete una fotografia di Gobernadorcillo Tarahumara. I Tarahumara sono sempre popolazioni yuto-azteche dell'estato di Chihuahua, e nel mondo Tarahumara, per esempio, Porfirio Díaz applica una politica molto diversa rispetto a quella del mondo giacchi. Nel mondo giacchi usa una politica del ferro e del fuoco, dura, di deportazione, di scontri militari. Poi i Jackis saranno anche una grande manodopera militare all'interno dei vari gruppi della rivoluzione messicana, soprattutto nell'esercito obregonista all'interno delle file costituzionaliste, e i Tarahumara viceversa sono attori di una politica di pacificazione tra virgolette benefattrice del regime porfiriano. Qui vedete altri mondi messicani, queste sono le fotografie del reportage di Lumholtz di fine 800, qui siamo nel mondo Huichol del Nayarit, quindi un mondo indigeno molto complesso in un Messico che si sta, Manuel Strada parlava appunto della bandiera, ha fatto un riferimento alla bandiera. Nella bandiera messicana abbiamo questo simbolo preispanico che è l'unico che compare tra le bandiere decimononiche latinoamericane, a differenza degli altri paesi che mettono solo simboli in qualche modo che richiamano il liberalismo francese con qualche elemento al massimo geografico. Il Messico invece usa un simbolo chiaramente con una connotazione storico etnocentrica, mescica in qualche modo. E questo Messico è un Messico molto articolato, in cui esistono popolazioni seminomadiche, popolazioni integrate, popolazioni urbanizzate. Il mondo indigeno è una complessità gigantesca che però entra nella partita. Durante il periodo porfiriano un attore di pacificazione molto importante è sicuramente la Chiesa Cattolica. Prima della nuova rottura con la Chiesa Cattolica che si genererà con la rivoluzione e poi con la stagione della guerra cristera, per esempio tutto il gigantesco territorio della Tarahumara viene trasformato in una grande missione che viene gestita dai gesuiti, che già avevano avuto una missione settecentesca in questi territori,
e costruiscono formule in qualche modo di, potremmo definirle una sorta di versione novecentesca, da un lato dei vecchi pueblos de indios, quindi con i religiosi che cercano di essere gli intermediari tra il mondo indigeno, le autorità indigene, forme di autonomia e lo Stato come istituzione. E in alcune aree periferiche Don Porfirio Diaz lo lascia fare ai gesuiti, non lo lascia fare naturalmente ad altre congregazioni religiose né tantomeno al clero secolare. E questo però produce dei meccanismi che ulteriormente modificano quelle che sono gli intrecci, le trasformazioni sincretiche, la dinamicità anche dei processi culturali. Qui vedete la classica immagine di il commento che c'era dietro queste due fotografie di Niños Tarahumaras che vengono portati in un teguisado che sono gli internados para niños, antes de la civilización y ya civilizados, quindi questa versione iconica di un mondo indigeno che si incorpora, viene incorporato all'interno delle strutture statuali. Naturalmente la rivoluzione muta molti elementi di questa caratteristica. Qui vedete un'immagine molto emblematica dell'arrivo delle truppe zapatiste nel dicembre 1914 a Città del Messico. Non abbiamo il tempo qui di aprire una pagina su quanto sia indigeno il movimento di Emiliano Zapata, però nell'immaginario esterno viene identificato come il pezzo indigenista, tra virgolette, o proto-indigenista della rivoluzione messicana, e sicuramente è l'elemento, per quanto Zapata non si considerasse un indigeno, l'elemento culturalmente indito, come lo definivano i primi antropologi, quindi più simile al mondo indigeno e anche pezzi di mondo indigeno vero e proprio all'interno delle sue caratteristiche. Ma sono le dimensioni rituali e simboliche. Il mondo indigeno che arriva a Città del Messico è un mondo indigeno che viene visto con diffidenza dai catrines di città. C'è la foto famosa degli zapatisti in un sambors, le immagini della Virgen de Guadalupe, degli scapularios, dei rosari che vengono esibiti, l'idea di questa devozione indigena popolare che in qualche modo viene portata nel proscenio di un sistema rivoluzionario in cui buona parte delle truppe arrivano da altre culture, le culture del nord, sia di caudillos populares come Pancho Villa, sia di leader istituzionali come potevano essere in origine Madero e poi Carranza, Obregón, Calles, eccetera, eccetera. Qui vedete in questa immagine, noi abbiamo raccolto molti di quelli che sono gli attori di quello che diventerà l'immaginario istituzionale indigeno del post-rivoluzione. Don Emiliano Zapata, con suo consiglio ministro dell'agricoltura Palafox y Mendoza, che naturalmente incarnerà, ucciso dalle truppe costituzionaliste, di lì a poche settimane verrà raffigurato da Diego Rivera in un bozzetto che poi diventerà uno dei primi murales della SEP, quasi come un martire ricoperto all'interno di un sudario, che verrà poi incarnato nel rappresentante non solo della rivoluzione agrarista ma anche della rivoluzione indigena. E dall'altra parte vediamo alle spalle due figure, una già evocata da Sergio, José Vasconcelos, che per un breve periodo, quando fu scattata questa foto, fu ministro dell'educazione della Convención, quindi insieme a Emiliano Zapata, e che poi sarà il padre della crusada alfabetizzadora, con un'idea di totale incorporazione anche linguistica del mondo indigeno al mondo mestizo messicano, ma che comunque si pone il tema della questione indigena al centro della propria agenda, anche nella poi costruzione dell'ideale uomo latinoamericano, in tutte le sue varianti poi che conosceranno nel tempo, anche con contraddizioni ideologiche molto significative. E troviamo anche uno dei Magagna, ovvero quelli che saranno poi i leader dell'agrarismo ufficiale, coloro che sono gli zapatisti che poi si ricompatteranno con lo Stato. E quindi Zapata trasmigrerà, una volta ucciso, da un immaginario dell'Attila barbaro, il nemico, così come veniva rappresentato dalla stampa prima conservatrice ma poi anche costituzionalista nella prima fase della rivoluzione, e Massimo, poi anche scusami se ti devo se arrivi alla fine, perché hai superato già 10 minuti dal tempo a disposizione. No, è molto interessante quello che stai dicendo, però vorrei lasciare spazio anche al dibattito. Finisco in 2 minuti.
la Zapata, che appunto si trasforma in un'icona simbolica, che continuerà ad esserlo fino al levantamento dell'STLN nel 94, di tutto ciò che è indigeno, ovviamente spesso anche astoricizzandolo, e dall'altra parte invece un Messico post-rivoluzionario che si pone in termini nuovi la questione indigena. Gli indigeni non solo vengono rappresentati nella storia, nell'immaginario, nella muralistica, nella letteratura, eccetera, eccetera, ma diventano degli attori dello Stato con cui dialogare a livello di politiche incorporative, qui vedete immagini della Casa delle Studianti Indigena di Plutarco Elias Calles, a livello di politiche educative, ad esempio entreranno anche delle logiche di introduzione del bilinguismo, politiche di secolarizzazione e soprattutto la costruzione all'interno di queste culture complesse di resilienza e movimento di una politica di indigenismo di Stato che poi si prenderà forma negli anni 30 con la presidenza di Lázaro Cárdenas. Chiudo facendovi vedere questa mappa sulle lingue indigene oggi in Messico, che sono ancora 68 lingue con molte varianti al loro interno, di popolazioni principalmente bilingui, in qualche piccolo caso ancora monolingui, e chiudo definitivamente con queste due frasi che noi ritroviamo all'interno del Museo Comunitario di Cupilco, una comunità nahuatl del Tabasco, in cui alla narrazione della storia di Cupilco fatta da Hernán Cortés, per citare Amanda Salvioni, nella sua quarta carta de relación al rey, abbiamo contrapposto la narrazione di Cupilco fatta da Don Adelaido, che è il dueño, è l'incaricato del potrero della Virgen, colui che cura le mucche della Vergine di Cupilco. Se provate a leggere queste due forme di narrazione dello spazio e del tempo, avete due mondi apparentemente lontanissimi, ma che poi hanno delle forme di dialogo tra di loro. E qui chiudo. Grazie. Scusate, non mi ero accorto dell'ora. Grazie. No, era talmente interessante che non mi sentivo, non ho avuto il coraggio di interrompere prima, quindi però... L'orologio che l'ho perso. Non c'è problema, perché ti ringrazio Massimo, perché tu hai portato... attraverso il senza dimenticare, cogliendo tutti gli elementi della storia passata per arrivare allo Yucatan, alla guerra de castas, e da lì ci hai portato pian piano a questa questione indigena, iniziata da Sergio nella prima relazione, adesso sino alla contemporaneità, almeno non solo arrivare all'indigenismo di Stato post-rivoluzionario, passando ovviamente dal porfiriato, dalla rivoluzione, post-rivoluzione, nazionalismo, indigenismo di Stato, ma anche dandoci questo esempio, di cui spero che ci sia un'altra occasione, di tutto questo progetto di Cupilco, che io considero molto di grandissimo valore da tanti tanti punti di vista. Io sono moderatrice, per cui devo moderare anche la mia parola per lasciare aperta la possibilità alle domande, sia tra di voi relatori, e sia tra quelle che ci arrivano eventualmente apro il chat, da altri. Vediamo un po' se c'è qualche domanda. Allora, una ce l'ho, de Revista Colibrí. ¿Alguna sugerencia de bibliografía para conocer más acerca de las diferentes familias indígenas? Questa è una delle domande che abbiamo, e per ora è l'unica che mi è comparsa qui. Chi di voi vuole rispondere a questa domanda dalla Rivista Colibrí? Credo fosse per te Sergio, sì. Sì. Allora, direi che si possono... la letteratura è già piuttosto consistente. Potrei consigliare innanzitutto un bel volume di, come dire, che apre e sistema in maniera piuttosto ordinata il materiale, che è un volume pubblicato da Miguel Pastrana Flores, che si chiama Historias de la Conquista, edito dalla UNAM, l'Istituto di Investigazioni Storiche. È un lavoro estremamente utile per la ricerca, perché sistema davvero tutti i materiali documentari in una... griglia molto 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 interessante. Ovviamente, sebbene in un'altra prospettiva, un testo di questa nuova storiografia sulla conquista che mi sento di consigliare è prodotto dalla ricerca statunitense. So che spesso, insomma, intorno a questo tema si guarda con un poco di sospetto la letteratura americana, ma si tratta di uno studioso che ha una consuetudine con l'ambiente
con l'ambiente messicano molto, molto, molto stretta, che è stato direttore di Ethno History, quindi uno studioso importantissimo, che è Matthew Restall, scritto un libro che si chiama Seven Myths of the Spanish Conquest, che è stato tradotto Siete Mitos della Conquista Spagnola, e anche una traduzione italiana. Però mi piace segnalare molto rapidamente due cose più piccole, ma molto interessanti. Uno di un collega e amico giapponese, per dire quanto il tema della conquista poi sia estremamente complesso, che si chiama Yukitaka Inoue Okubo, che ha pubblicato un articolo che si chiama Cronicas Indigenas, per una lettura storiografica, eccetera, eccetera, in un bellissimo libro pubblicato da Dana Levin e Federico Navarrete Linares, qualche anno fa, pubblicato sempre, credo, dall'UNAM, che si chiama Indios, Mestizos y Españoles, e di Federico Navarrete Linares, che mi sembra oggi uno storico dell'Istituto di Investigazioni Historicas della UNAM, mi sembra che sia una delle voci critiche più vivaci in questo momento. Mi sento di segnalare anche il progetto online di Noti Conquista, che è stato un progetto estremamente interessante, collettivo, in parte coordinato da Federico Navarrete, ma non solo, in cui hanno partecipato tanti colleghi messicani, che ha fatto un poco il calendario giorno per giorno degli eventi della conquista, rinarrandoli con tantissime voci critiche, che ha prodotto un vero e proprio archivio tra il divulgativo e lo scientifico, una via di accesso per la rilettura dei fatti della conquista che è davvero molto interessante. Grazie mille, Sergio. Non so se tra i ponenti qualcuno vuole fare qualche domanda o qualche commento, perché dal pubblico non sono arrivati. Una ultima pregunta per il professor De Giuseppe. Ah, credo che forse c'è una domanda per il professor De Giuseppe. Se mi arriva, la diciamo. Se intanto sia Sergio che Amanda, Rafael e Massimo avete qualche domanda, qualche commento da fare, eventualmente, ecco la domanda. Massimo De Giuseppe, la domanda è per te. ¿De qué manera la guerra de castas logró su objetivo a largo plazo para reconstruir el tejido social de México? Allora, la guerra de castas, come dicevo, è stata tante cose. Una guerra locale, una guerra regionale, una guerra con influssi anche internazionali. Però è stata molto importante per le istituzioni federali, perché ha dato il senso, a differenza dell'epoca di Santa Anna, in cui il Messico appunto faticava a tenere, tra virgolette, le periferie, dal senso di un Messico che riesce a ricomporre le sue periferie. E quando, ad esempio, molti anni dopo, Salvador Alvarado andrà nuovamente a rioccupare la penisola yucateca, ci sono tutta una serie di documenti, anche nelle lettere tra Salvador Alvarado e Francisco Mai, che era un grande cacique maya della zona, che spiegano l'elemento simbolico del tenere lo Yucatan dentro al Messico. Si vuole evitare la ripetizione di una frattura come quella che ha descritto prima Rafael con il Guatemala e con l'ex Capitania Generale del Guatemala e le province centroamericane. Lo Yucatan era molto importante, quindi non a caso poi si dovrà scendere a compromessi, perché nasceranno due stati diversi, lo stato di Campeche e lo stato dello Yucatan, e successivamente quel grande territorio del Quintana Roo, che per un lungo periodo, come la Baja California, non era uno stato della federazione ma era di fatto un presidio militare fondamentalmente, solo successivamente verrà trasformato e poi diventerà la culla del turismo tardo novecentesco. Ma lì c'è proprio un elemento simbolico del centro che deve mantenere il controllo delle periferie. Grazie Massimo. C'è un'altra domanda generale, non so chi vuole rispondere, ed è questa. C'è qualche differenza tra il colonialismo spagnolo in America Latina e quello inglese e francese? Ah, questo dà per una lunga conferenza. Vabbè. Pero por sí, es muy importante ahí resaltar la idea de reino, uh-huh. María. Sí. Esa no la tuvieron las colonizaciones inglesas, ni francesas, ni holandesas. Formalmente, por lo menos formalmente, como ha dicho el profesor Di Giuseppe, los reinos y las provincias de la América Española son reinos incorporados
en pie de igualdad a la corona de Castilla desde el 500. Y eso hace toda la diferencia al momento de la explosión de las revoluciones atlánticas. Porque en cuanto los españoles de la península empiezan a hablar de las colonias americanas, el orgullo criollo se siente malherido. Aunque materialmente los derechos no hayan sido exactamente los mismos que de los reinos castellanos, es clarísimo para ellos que se está poniendo en entredicho una situación de igualdad en la consideración que tenía ya tres siglos. Ahí está la gran diferencia. Es una de las causas, quizá la mayor, a nivel del imaginario, de los movimientos de independencia para mí. Además de que el colonialismo francés, colbertiano, hace que todos los productos de las colonias estén al servicio exclusivo, de hecho así se llama, el exclusive, de la metrópoli. Y esto es algo que nunca se asumió por las diversas capitales españolas, a pesar de que evidentemente hubo mucho saqueo y muchas cosas. Nunca se dijo, todo tiene que ser para Madrid o antes para Valladolid, donde también estuvo la capital, ¿no? Incluso en Lisboa llegó a estar la capital del imperio. Esto es algo completamente del siglo XVIII que no tiene que ver con la configuración de las Indias españolas. Por eso este discurso colonialista y tercermundista, como si Simón Bolívar hubiera sido Ho Chi Minh, es un discurso completamente anacrónico. No tiene que ver con la configuración de las Indias españolas. Perdón, que interrumpo. Muchas gracias por haber contestado a la pregunta claramente. Hay otra pregunta. Solo una cosa, estoy totalmente de acuerdo con Rafael y además agregaría el elemento de la falta de mestizaje en el mundo anglo-francés, sobre todo anglosajón, que es otro elemento fundamental. El concepto de reino y el mestizaje, reino y provincias y el mestizaje, y este sistema y situación de igualdad. Hay otra pregunta. Una cosa, possiamo ritornare all'italiano, che è la lingua che abbiamo fatto tutta la presentazione. Giustamente, grazie. Sì, grazie. Allora, spero la persona che ha fatto la domanda e che il nostro collega Raffaele Strada ha risposto in spagnolo sia stata chiara, se no tentiamo di fare un riassunto, perché c'è anche un'altra domanda qui in italiano. Speriamo sia pertinente. Come possiamo leggere la richiesta di perdono per le colpe della conquista verso Spagna e verso il Vaticano avanzate dall'attuale esecutivo messicano? Lancio la domanda e chi la vuol prendere? E forse c'entra con quello che dicevi tu, Massimo, quando parlavi della situazione degli indigeni e Maya e le scuse che ha offerto il presidente Manuel López Obrador alle comunità indigene dello Yucatan per il passato. Sicuramente questo è un tema oggi molto, molto delicato che riguarda non solo il Messico ma tanti paesi, sia paesi coloniali, sia paesi nati dal colonialismo come gli Stati Uniti. E credo che alcuni atti simbolici siano importanti. La Chiesa Cattolica ha fatto alcune operazioni di richiesta di perdono, sia Papa Francesco sia anche i suoi predecessori. Credo sia giusto contestualizzarle all'interno di un contesto simbolico di ritorno al dialogo, senza, anche se poi naturalmente si creano polemiche, dibattiti, come sempre quando si entra nel terreno politico, però mi sembra che abbiano un senso, se non si esasperano poi politicamente, ma abbiano un senso fondamentalmente nella costruzione di un ideale comunitario di una nazione. Bene. C'è qualche altra domanda? Hai altra domanda? Però già se nos acabó il tempo, quindi non c'è più tempo per altre domande. Io direi anche su questa che entra ovviamente in tutto il dibattito sulle commemorazioni e la versione ufficiale della storia messicana. Ma chiudiamo qua. Io vorrei chiudere prima di tutto ringraziando il Consolato del Messico, la nostra carissima ambasciatrice
Maria de Los Angeles Arriola, tutto il personale del consolato che tecnicamente ci ha supportato dall'inizio alla fine con una grandissima gentilezza. Chiedo a tutti, mi stanno chiedendo a tutti i ponenti se riusciamo a mettere anche Sergio il tuo il video per favore per chiudere insieme. E per fare una fotografia di gruppo. Aspetta che mettiamo allora in galleria, va, che così ci siamo tutti e ringraziamo. Adesso fanno una fotografia di tutti prima di salutarci e concludere. Ah, grazie. Io voglio anche ringraziare intanto che ci fanno la foto, perché all'inizio Sergio diceva che purtroppo c'è una certa indifferenza verso queste tematiche nell'Accademia Italiana. Ma abbiamo qui tre grandi accademici che credo possano rompere con questo ciclo di indifferenza con degli studi seri, critici, che ci invitano alla riflessione. E quindi da questo punto di vista mi permetto di dirlo come messicana, evidentemente, che ci aiutate a costruire e a riflettere sulla nostra propria storia. Quindi grazie a Raffaele Strada per questa visione così completa su Reinos y Provincias, e a Amanda per questa idea della traduzione culturale, creazione dell'immaginario, a Sergio su questa questione indigena che si riprende, che, su cui avrei voluto, ma non c'è tempo, parlare tantissimo perché è molto attuale, che ha chiuso ovviamente Massimo con la situazione più recente. E grazie tantissimo a tutto il pubblico che ci ha seguito. Io cedo la parola alla nostra ambasciatrice. Grazie mille Anna Maria, anch'io vorrei ringraziare a ciascuno di voi, non ripeto i nomi perché li ho dato già all'inizio anche per una questione di tempo, solamente vorrei dire che mi sento molto molto orgogliosa, molto lieta di vedere che ci sono dei professori che amano la storia del Messico e che vogliono trasmettere ai loro studenti una realtà vista non solo dal punto di vista, come ha detto il professore Sergio Betta, dai conquistatori, ma dai conquistati. E questa è una cosa molto importante perché è una narrativa che ci manca in tanti pezzi della storia del mondo per poter capire la realtà e non solamente vista di chi ha vinto una guerra o chi ha vinto un periodo di dominazione. E io vorrei, a parte di tutto, ringraziarvi. Pensare in che possiamo continuare a fare questo tipo di iniziative nel futuro e magari lasciare a voi la scelta del tema che volete magari approfondire e arrivare ai vostri gruppi di studenti e anche a un pubblico che ci segue. E noi siamo molto contenti che da una parte che questa pandemia purtroppo ci ha mandato tutti a casa per un periodo, sembra che piano piano ad uscire di questo, speriamo che continui così, però soprattutto ci ha dimostrato una cosa importantissima: questa tecnologia moderna, le rete, sono un'erramienta, sono un strumento importantissimo per poter arrivare al di là di un'aula accademica e poter arrivare a molto più persone che ci seguono. Noi sappiamo che in questa occasione tramite la nostra pagina Facebook ci stanno seguendo anche persone che non c'entrano nulla col mondo accademico, ma che hanno sentito e profondo per essi. Quindi voglio ringraziare nuovamente a tutti quanti. Speriamo di ritrovarci nel prossimo semestre accademico per una nuova narrativa sul Messico e lascio a voi la scelta del tema. Vi ringrazio tantissimo. Muchas gracias, Rafael Estrada. Soprattutto perché lui ha fatto uno sforzo, perché lui è stato studente in Italia tanti anni fa e per non praticare tanto la lingua aveva un po' lì di problemi, ci ha chiesto con molta umiltà di aiutare a tradurre all'italiano il suo documento e lui ha fatto uno sforzo di leggerlo senza commettere il più minimo di errori, quindi questo è stato veramente uno sforzo che riconosciamo tantissimo. Grazie Rafael, ringrazio di nuovo Anna Maria e Massimo per aver organizzato voi e a Amanda e a Sergio che mi
aspetto di dargli per il vostro nomi, per il vostro amore per il Messico, e spero di avere una prossima puntata, e a tutto il pubblico che ci ha seguito, tantissime grazie per la vostra pazienza di una lunga riunione, ma molto ricca per capire l'importanza e la ricchezza della cultura e della storia del Messico fino ad oggi. Grazie mille a tutti. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias.